brano del volume 14, Gesù ci racconta le meraviglie di Maria Santissima. Non faceva nulla di straordinario, però faceva tutto. La mia cara mamma, dice Gesù, non faceva nulla di straordinario nella sua vita esterna, anzi fece meno apparentemente di qualsiasi altro. A Nazareth sì, era una buona mamma, una santa fanciulla, però purtroppo, tra virgolette, tutta la gente attorno certamente non vedeva altro che una buona e una santa mamma. Lei si abbassava alle azioni più ordinarie della vita, filava, cuciva, scopava, accendeva il fuoco. Chi mai avrebbe pensato che lei era la madre di un Dio? Le sue azioni esterne nulla ditavano di ciò. E quando mi portò nel suo seno, contenendo in lei il Verbo Eterno, ogni suo moto, ogni azione umana, riscuoteva adorazione da tutto il creato, che era nell'ordine di Dio della Divina Volontà, quindi vedeva la grandezza che c'era in Maria, la loro sovrana, la loro regina. Da lei usciva la vita e la conservazione di tutte le creature. Il sole pendeva da lei ed aspettava la conservazione della sua luce e del suo calore. La terra, lo svolgimento della vita delle piante. Aspettava da Maria, prendeva da Maria. Tutto si aggirava intorno a lei. Cieli e terra stavano ai suoi cenni. Eppure, chi vedeva nulla? A Nazareth? Nessuno. Tutta la sua grandezza, potenza e santità, i mari immensi di beni che da lei uscivano dal suo interno, ogni suo palpito, respiro, pensiero, parola, erano uno sbocco nel suo creatore. Tra lei e Dio erano continue correnti che ella riceveva e dava. Nulla usciva fuori da lei che non ferisse il suo creatore ed in cui non restasse ferita da lui. Ferita d'amore. Queste correnti la ingrandivano, la innalzavano, la facevano superare tutto, ma nessuno vedeva nulla. Solo io, suo Dio e figlio, ero a giorno di tutto. Tra me e la mamma mia correva tale corrente che il suo palpito scorreva nel mio e il mio scorreva nel suo. Sicché lei viveva del mio palpito eterno ed io del suo palpito materno. Onde le nostre vite erano scambiate insieme. Ed era proprio questo che innanzi a me la faceva distinguere che era la mia mamma. Le azioni esterne non mi appagano né mi piacciono se non partono da un interno di cui io ne formo la vita. Io sono solito di coprire con le cose più ordinarie le mie opere più grandi, affinché nessuno me le additi ed io resto più libero di operare. E quando ho compiuto, faccio delle sorprese e le manifesto a tutti, facendo tutti stupire. La mia mamma, dice Gesù, non entra nella parte secondaria del mio amore, del mio volere, ma forma un solo anello con me, con la grandezza che vedeva in lei. Che la distingueva da tutte le altre, faceva parte di quest'unico anello che lui tra Dio e l'umanità, ricongiunge l'umanità a Dio. Il primo sì nel mio Fiat l'ho chiesto alla mia cara mamma, sì del Fiat, nel Fiat l'ho chiesto alla mia cara mamma, il primo sì. Ed ho potenza del suo fiat nel mio volere.
non appena il Fiat divino si incontrò col Fiat della mia mamma, se ne fecero uno solo. Il mio Fiat la innalzò, la divinizzò, la adombrò e senza opera umana concepì me, figlio di Dio. Nel solo mio Fiat poteva concepirmi, non Dio, quindi non poteva. Il mio Fiat le comunicò l'immensità, l'infinità, la fecondità, in modo divino. Immensità, infinità, fecondità in modo divino. E perciò potette restare concepito in lei l'immenso, l'eterno, l'infinito Gesù. Non appena disse Fiat mihi, non solo si impossessò di me, ma adombrò insieme tutte le creature, tutte le cose create. Sentiva tutte le vite delle creature in sé e da allora incominciò a farle da madre e da regina di tutti. Quanti portenti non contiene questo sì della mia mamma? Se li volessi dire tutti, non finiresti mai di sentirli. È bello ricordare che siccome stiamo parlando dei mari, di Maria Santissima, è il primo dei mari, cioè la potenza del mio Fiat, no? Nel momento del suo concepimento il padre versò mari di potenza, e quindi il primo dei mari in cui venne concepita Maria Santissima è il mare di potenza del padre, poi la sapienza del figlio e l'amore dello spirito. E poi dice qui, si ingrandivano, infatti poi dice, questi mari costituiscono la sostanza del suo concepimento, non soltanto in essi ella venne concepita, ma questi mari restarono intorno a lei, come leggiamo nel volume 15 all'8 dicembre, non solo per proteggerla ma anche per farla crescere. Quindi tutto il sistema infinito di mari di Maria Santissima trae origine nei mari che, di potenza, di sapienza e d'amore che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo hanno messo fuori da loro stessi nel suo concepimento. All'interno di questi mari lei è rimasta concepita e per ogni atto che ha fatto questi mari si espandevano, si arricchivano, e oltre alla potenza, alla sapienza, all'amore trovi la virtù, la preghiera, la pace, il dolore, la gioia, il coraggio, eccetera eccetera. E quindi questi mari si sono sempre espansi in lei, perché ogni atto nella divina volontà è un atto nuovo, crescente. Dal mio Fiat uscì la creazione, perciò in ogni cosa creata si vede l'impronta del Fiat. Dal Fiat mi della mia cara mamma, detto nel mio volere, il quale ebbe la stessa potenza del mio Fiat creatore, uscì la redenzione. Dal Fiat mi di Maria uscì la redenzione. Sicché non c'è cosa della redenzione che non contenga l'impronta del Fiat mi della mia mamma. Anche la mia stessa umanità, i miei passi, le opere, le parole erano suggellate dal Fiat mi di lei. Le mie pene, le piaghe, le spine, la croce, il mio sangue, il suo Fiat mi ne teneva l'impronta, perché le cose portano l'impronta dall'origine donde sono uscite. La mia origine nel tempo, è Gesù che parla, la mia origine nel tempo fu dal Fiat mi dell'Immacolata Mamma. Perciò tutto il mio operato porta il segno del suo Fiat mi. Sicché in ogni ostia sacramentale c'è il suo Fiat mi. Se l'uomo sorge dalla colpa, se il neonato è battezzato, se il cielo si apre per ricevere le anime, è il Fiat mi della mia mamma che segna, che segue e procede. E dice, cioè non è corretto grammaticalmente, però è il Fiat mi della mia mamma che segna, che segue e
e procede tutto, sarebbe, e da cui procede tutto. Ecco, precisamente, quindi procedere, sì. Quello che vede nell'altra versione, sì. Procede, sì. Tutto, sì. Oh, potenza del fiat. Potenza del fiat. Esso sorge ad ogni istante, si moltiplica e si fa vita di tutti i beni. Quindi ogni cosa della creazione c'ha questo impronta del fiat lux. Ogni atto della redenzione, dall'incarnazione del Verbo all'istituzione dei sacramenti, ogni parola di Gesù, ogni pena di Gesù, ogni goccia di sangue di Gesù, tutte le opere, gli atti della redenzione hanno come atto iniziale, generante, da cui tutto procede. L'atto 1 è il fiat mihi di Maria, e così ogni atto della santificazione, quindi ogni parola di queste verità del regno della divina volontà, ogni atto nella divina volontà, ogni santificazione d'anima hanno come impronta il fiat di Luisa. Quando Gesù nel volume 12 dice: vuoi vivere nella mia divina volontà, Luisa? Sì. Ma sicuro che vuoi vivere? Sì. Ma vuoi vivere nella mia divina volontà? Io te lo dico sto fiat, ma lo prendo da dentro di te il fiat, perché da sola non lo posso dire. È come il riecheggiare di Pietro, no? Ami le mie, dice sì. Alla terza domanda uno sì, dice, ma insomma, allora dice, come lo posso essere sicura di questo fiat? Lo prendo da dentro di te. Allora, come Dio è uno e trino, anche il fiat è uno e trino, quindi non sono dei fiat separati, il fiat lux, il fiat mihi e il fiat voluntas tua. Sono dei fiat che sono trino, sono separati, e ognuno illumina e procede e sfolgora di luce, uno nell'opera della creazione, uno nell'opera della santificazione, ma sono poi uno stesso fiat, per cui il fiat mihi di Maria si vede anche nel cielo, nelle stelle e nelle anime che vivono nella divina volontà. Il fiat lux si vede anche nelle opere della redenzione, della santificazione. Il fiat voluntas tua si vede, entra anche nel cielo e nella redenzione. Quindi creazione, redenzione, santificazione, i tre fiat sono uno e trino. Un solo, come Dio è uno e trino, uno è un Dio, tre persone, e quindi si fondono a vicenda, ma ognuno sfoggia qualcosa di particolare in cui gli altri concorrono, come il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Quindi ogni atto della ogni consacrazione sacramentale, l'incarnazione, le lacrime di Gesù, ogni volta che ci andiamo a confessa, qualsiasi atto della redenzione, ogni conversione, ogni parola del Vangelo c'ha l'impronta iniziale generante da cui tutto procede del fiat mihi di Maria. Quello della santificazione, scusa, il fiat come? Della santificazione. È il fiat di Luisa. Ah, fiat di Luisa, ecco questo. Sì, è il fiat di Luisa, che sarebbe il fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, quello era deposto in Gesù, ma messo, operante dentro la creatura. Quindi il fiat di Luisa, il prototipo dell'anima che vive nella divina volontà, il suo fiat, è atto primo, atto madre, atto da cui procede la santificazione, quindi la seconda generazione dei figli della luce. Quindi procede il vivere nella divina volontà per tutte le creature di origine comune, quindi nate con peccato originale. Quindi il fiat di Luisa è il fiat madre della santificazione di tutta l'umanità secondo il regime, come in cielo così in terra. È bello, questo nel volume, alla fine del volume 12, questo abbiamo letto nel volume 21, verso il gennaio del volume 21, alla fine del volume 12, poi inizia il volume 13, proprio ci sono due o tre passi tutti sul fiat mihi di Maria. E parla anche poi dei tre fiat. È la prima volta in cui Gesù inizia a spiegare, lui dice: mamma mia, cioè, il primo fiat l'ho detto, diciamo, è la creazione, il secondo è la redenzione, il terzo indovina di chi è? Di chi è Gesù? Ah, allora fai finta di non capire, è della piccola figlia della divina volontà. Dalla Vergine Maria, 18° giorno, Maria Santissima ci dice: nella casa di Nazareth io mi sentivo più che mai accesa e pregavo che il Verbo divino scendesse sulla terra. La corredentrice, no? Poi impetra con tutti i suoi atti, completa con quegli atti necessari perché il Verbo venga dato alla terra, l'incarnazione.
La divina volontà che regnava in me non faceva altro che investire tutti i miei arti di luce, di bellezza, di santità, di potenza. Sentivo che formava in me il regno della luce, ma la luce che sorge sempre, che sempre sorge, il regno della bellezza, la santità e potenza che sempre cresce. Sicché tutte le qualità divine che il Fiat Divino stendeva in me col suo regnare mi portavano la fecondità. La luce che mi invadeva era tanta e la stessa mia umanità restava talmente abbellita e investita da questo sole del volere divino che non faceva altro che produrre fiori celesti. Io sentivo che il cielo si abbassava fino a me e che la terra della mia umanità saliva, e cielo e terra si abbracciavano, si rappacificavano per darsi il bacio di pace ed amore. E la terra si disponeva a produrre il germe per formare il giusto, il santo, ed il cielo si apriva per far discendere il verbo in questo germe. Ecco, questo è proprio il volume, il giorno 18, cioè il giorno 17 quando esce dal tempio, il giorno 19 è l'incarnazione del verbo, il giorno 18 sta in mezzo ai due ed è lei accesissima nella casa di Nazareth, ricolma di tutti quegli atti che aveva fatto nel tempio, non ce la faceva più, era come se il verbo voleva scendere e lei lo voleva chiedere. Quindi questo è il giorno di transizione, dopo che lei esce nel tempio, quella vita a Nazareth che precede il momento dell'incarnazione. Io non facevo altro che scendere e salire alla mia patria celeste e gettarmi nelle braccia paterne del mio Padre Celeste, e gli dicevo con il cuore: Padre Santo, non ne posso più, mi sento bruciata, e mentre brucio sento una forza potente in me che vuole vincermi. Con le catene del mio amore voglio legarvi per disarmarvi, affinché non più indugiate, ma sulle ali del mio amore voglio trasportare il verbo divino dal cielo in terra. E pregavo e piangevo che mi ascoltasse. E la divinità, vinta dalle mie lacrime e preghiere, mi assicurò col dirmi: figlia, chi ti può resistere? Hai vinto, l'ora divina è vicina. Tu ritorna alla terra e continua i tuoi atti nella potenza del mio volere, e con questi tutti resteranno scossi e cielo e terra si daranno il bacio di pace. Il primo palpito, il primo pensiero, la prima parola, insomma tutto ciò che lui potette fare dopo, stavano i nostri atti primi fatti in lui, e sopra dei nostri primi atti seguivano gli atti di Adamo. Perciò, se amava, sorgeva il suo amore da dentro il nostro primo atto d'amore. Se pensava, sorgeva da dentro il nostro pensiero il suo pensiero. E così di tutto il resto. Se noi non avessimo fatto i primi atti in lui, non avrebbe potuto né far nulla né saper far nulla. Invece col fare l'ente supremo i primi atti, mettevamo in Adamo tante fontanine per quanti atti primi facemmo in lui, in modo che ogni qualvolta voleva ripetere i nostri primi atti, tenesse a sua disposizione queste fontanine, come tante diverse sorgenti d'amore, di pensieri, di parole, di opere e di passi. Quindi tutto era nostro, dentro e fuori dell'uomo. Perciò la nostra gelosia non solo era un diritto, ma anche giustizia, che tutto doveva essere per noi e tutto nostro. Molto più che gli davamo il nostro volere divino affinché ce lo conservasse bello, fresco e ce lo facesse crescere d'una beltà divina. Il nostro amore non era contento né soddisfatto di tanto che gli aveva dato, voleva continuare a dare sempre. Non voleva dire basta, voleva continuare la sua opera d'amore, e per averlo con sé, per avere che ci a che fare con l'uomo, gli dava il nostro stesso volere affinché lo rendesse capace di poter sempre ricevere e di tenerlo sempre con noi con una sola volontà. Con essa tutto era garantito e al sicuro per lui e per noi.
sicché doveva essere il nostro trastullo, la gioia e felicità nostra, oggetto di nostra conversazione. Perciò, al ricordo della creazione dell'uomo, il nostro amore si atteggia a festa. Ma col vederlo, dopo il peccato d'origine, senza la garanzia del nostro fiat, senza sicurezza, e quindi vacillante, sfigurato e quindi lontano da noi, si atteggia a mestizia e sente tutto il peso del nostro amore infinito come chiuso in se stesso, perché non può darsi a lui, perché non lo trova nella nostra divina volontà. Ma tutto ciò non è tutto. Non fu al solo Adamo che tanto si versò il nostro amore, che giunse a fare tutti i primi atti dai quali dovevano aver vita tutti gli atti umani, ma ciascuna creatura che doveva venire alla luce del giorno fu presente in quell'atto della creazione dell'uomo. E il nostro fiat, unito al nostro amore, correva, correva, e abbracciando tutti ed amando con un solo amore tutti, metteva il primato dei nostri atti in ciascuna creatura che sarebbe venuta all'esistenza. Perché per noi non c'è né passato né futuro, ma tutto è presente ed in atto. Se ciò non fosse, il nostro fiat si troverebbe ristretto e inceppato, né potrebbe allargare tanto le sue fiamme da racchiudere tutti nella sua luce, in modo da fare in tutti quello che fa in una sola creatura. Perciò non fu il solo Adamo il fortunato della creazione, ma tutte le altre creature venivano arricchite di tutti i beni ed in lui posseditrici dei suoi stessi beni. Molto più che tutto ciò che Dio fa in una sola creatura, tutte le altre creature acquistano il diritto degli atti nostri, meno che chi non vuole servirsene. Non successe ciò nella stessa redenzione? Come la sovrana del cielo ebbe il bene di concepirmi e di darmi alla luce, tutte le altre creature acquistarono i diritti dei beni della redenzione, non solo, ma di potermi ricevermi ciascuna nei loro cuori. E solo chi ingrata non mi vuole rimane priva di me. Ora figlia mia, prosegue Gesù Luisa, ora figlia mia, Adamo col disubbidire ai nostri voleri perdette il nostro regno e tutti i beni del nostro fiat rimasero per lui senza la vita alimentatrice e vivificatrice della nostra divina volontà. Si può dire che fu il distruttore dei beni del regno della mia volontà nell'anima sua, perché a tutti i beni, se manca la virtù vivificatrice e l'alimento continuo, da per se stessi a poco perdono la vita. Oh, è bello vedere, cioè, qui Gesù dice Adamo, mica gli ha detto qualcuno di respirare, come ha fatto a inventarsi il respiro, il passo, la parola, il moto? Allora ogni primo atto doveva essere fatto da Dio, per cui la matrice di ogni atto umano non è in Adamo, è in Dio proprio. Allora come fa a essere in Dio? Ovviamente Dio, assumendo natura umana, sono fatti dal Verbo incarnato, quindi i primi atti di Adamo, la matrice di ogni atto dell'uomo è nell'atto del Verbo incarnato, insieme con il Padre e lo Spirito Santo. E quindi l'atto primo, la matrice di ogni atto umano divinizzato, iniziare da Adamo, è in Gesù Cristo, nel Verbo incarnato. E quindi immaginiamo che la differenza, quando si dice che l'uomo ha imparato, ha scoperto, ha fatto quello, così viene dalla scimmia, così vuole, cioè la teoria diabolica che dice che la matrice degli atti umani sono in una scimmia, quando Dio dice no, la matrice degli atti umani sono in Dio. Vediamo quanto è diabolica quella teoria, che vuole minare alla base proprio l'origine divina
dell'uomo e di ciascun atto umano. E quindi mina alla base lo stesso regno della divina volontà, perché come fa a avere un regno divino l'uomo che invece di venire da Dio viene da una scimmia? E comunque qui lo dico e qui lo nego, però io c'ho un pensiero che non è l'uomo che viene dalla scimmia, ma la scimmia che viene dall'uomo, purtroppo. No, veramente, è una frase che mi colpì, però vabbè, qui poi chiudiamo la discussione, ognuno vuole cosarlo. Da una parte del libro di Caterina Emmerich, dove dice: nell'Antico Testamento, nel creato, non lo so perché ha dovuto dire questa frase, ma l'ha detta, sta nei primi 120 pagine del suo scritto, dice... quando vedeva l'uomo e tutto quello, io dicevo: ho visto tanti animali, però la scimmia non l'ho vista. E no, c'è poco da ridere, perché se questo è vero, cioè quando l'uomo fece quelle abominazioni e gli uomini si unirono con gli animali, venne fuori, hai capito? Allora io dico: è più probabile che la scimmia venga dall'uomo. E quando vediamo le scimmie nel circo oppure nei cosi, che quasi ci sentiamo scossi dal vedere quanto ci somigliano o quanto eccetera eccetera, dice: altro che noi venire da loro, potrebbero essere loro il frutto dell'abominazione, di certi miscugli che fece l'uomo prima della, diciamo, ai tempi di insomma, quando dice, no, i figli di Dio si mischiarono con i... così no riprende no, magari il Signore non vuole che lo concluda, no, perché è una strage. Però io dico, il Signore, cioè, la Bibbia ne parla di queste atroci connubi dell'uomo con la bestia, e allora non escludo che da questi atroci connubi vennero fuori degli esseri che, ovviamente, non avendo anima umana, non essendo che l'uomo venga dalla scimmia, quanto più probabile è che la scimmia che venga dall'uomo. Basta, chiusa parentesi, ognuno può riflettere e studiare questo. Può venire fuori una creatura umana? No, sicuro no. Ma sarebbero questi gli uomini che non sono di Dio? No, per carità, la scimmia non è un uomo, è un animale. Certo. Adesso non facciamo proiezioni, ho fatto male a dire questa cosa, perché... No, era per chiarire. Assolutamente. Appunto, e allora... Assolutamente. È un animale. È dura, è una verità pesante, però non escludo che con la scienza infusa... Non escludo che con le verità del vivere e del divin volere magari il Signore voglia illuminare l'umanità su questa verità, che soppianta completamente l'impianto diabolico di questa teoria dell'evoluzionismo e faccia invece capire come sia, ahimè, tutto il contrario. Il sommo volere nel creare l'uomo stabiliva già tutti gli atti che dovevano fare tutte le creature. Del volume 28, il 12 ottobre del 30. Il sommo volere nel creare l'uomo stabiliva già tutti gli atti che dovevano fare tutte le creature. Figlia mia, il nostro sommo volere nel creare l'uomo stabiliva già tutti gli atti che dovevano fare tutte le creature e si costituiva vita di tutti questi atti. Sicché non vi è atto umano che non tiene il suo posto nella nostra divina volontà. E quando la creatura compie ciascun atto suo, essa, la divina volontà, esce in campo d'azione nell'atto umano della creatura. Quindi rientra nell'atto di ciascuna di esse tutta la potenza e santità d'una divina volontà. Ciascun atto entrava nell'ordine di tutta la creazione, prendendo ciascuno il suo posto, quasi come stelle che ciascuna tiene il suo posto sotto l'azzurro del cielo.
E siccome tutto fu ordinato e formato dal nostro Fiat divino nella creazione, e il nostro volere si trova in atto come se allora stesse creando tutta la creazione, perché in esso tutto è in atto, e l'atto della creatura entra nel suo atto, e prendendo il suo posto stabilito da Dio si rinnovano gli effetti di tutta la creazione, e l'atto umano entra nella corsa di tutte le cose create e vi tiene il suo posto distinto ed è sempre in moto, nel moto divino, per adorare e amare il suo creatore. Perciò l'operare della creatura nella nostra divina volontà si può chiamare il campo fecondo e divino della nostra stessa volontà, del piccolo campicello della creatura. È quel posto dove Dio doveva continuare la sua creazione, non creazione materiale, ma creazione spirituale e divina, cioè quella degli atti e nella divina volontà. Quindi Dio non ha smesso di creare, ha finito la creazione materiale, ma deve continuare, continua fino a compimento, deve creare gli atti nella divina volontà. E qual è il campo fecondo? È la creatura. Si concepisce. Comunque sono già tutti esistenti questi atti. Sì. Sono stati già tutti creati. In Dio sono tutti, in Dio ci sono tutti, nel Verbo incarnato ci sono tutti, ma quanti ne abbiamo presi noi come vita nostra? Allora, in Dio tutto è compiuto, in Cristo Dio trova tutta la sua compiacenza, non manca un singolo atto. Luisa, come capostipite del regno della divina volontà, pure tutti li ha fatti, tutti stanno fatti in una creatura. Quindi Gesù ha ricevuto la gloria, Dio ha ricevuto la gloria di tutti gli atti divini ora prefatti nella creatura come vita. Ma io quanti ne ho ricevuti di questi? Allora il nostro procedere, il nostro essere seconda generazione dei figli della luce, figli della divina volontà, è in che misura io mi innesto in questi atti, e questi atti che sono tutti completi, fatti divini, perfetti nel Verbo incarnato, Maria Santissima e Luisa, io me li prendo come miei, come vita mia, e questa è la variabile del mio voler vivere nella divina volontà. Entrando nell'atto unico, prendendo i triplici atti, entrando nell'atto unico, entrando in umanità di Cristo e tutti gli atti fatti nella divina volontà, e quindi non solo poi chiamare la divina volontà negli atti nostri umani, ma dire negli atti della divina volontà della creazione, della redenzione, delle fatti dai primi atti Gesù, Maria e Luisa, fatti dalla divina volontà, è questo che forma, è la formazione in noi della vita della divina volontà. Gli atti triplici. Questo sta sul volume 21, comunque praticamente è bene 30. Gli atti triplici, sì, perché appunto Luisa, col dover fare tutti i suoi atti nella divina volontà, doveva mettere il terzo suggello della Trinità in terra, cioè Maria, Gesù e la creatura. Maria, Gesù e Luisa. Sì, lo capisco, però non è che ogni atto che noi facciamo per Dio viene a mangiare il meglio, a parlare, possiamo fare gli atti triplici, cioè... Ma certamente, un atto... noi non facciamo niente, ma ogni atto fatto nella divina volontà, essendo la divina volontà che opera, essendo la volontà di un Dio uno e trino, ogni atto che fa la divina volontà è un atto uno e trino, e quindi il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, quindi per definizione, per necessità, per giustizia assoluta, ogni atto che noi facciamo nella divina volontà è un atto triplice, è un atto triplice. Allora se noi lo sappiamo, questo prende vita in noi. Se noi non lo sappiamo, non lo crediamo, non prende vita in noi, però è un atto uno e trino, perché è l'atto del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, è l'atto di Gesù, di Maria e di Luisa, e quindi ogni atto della divina volontà, così come è una volontà di un Dio uno e trino, ogni atto è uno e trino. Bene, è una nuova conoscenza. Ah, bellissimo, allora...
è importante. Se non hai la conoscenza, ogni conoscenza che noi abbiamo della Divina Volontà, osservo in generale per leggere, ogni conoscenza che noi abbiamo, ogni conoscenza che noi acquistiamo, arricchisce i nostri atti di valore e di effetti. Proprio questo servono le conoscenze. Allora non è che noi ci fermiamo qui e le diciamo allora, no, ogni volta che bello che questa proclamazione, una nuova conoscenza, benissimo, questa nuova conoscenza arricchisce tutti i nostri atti antepassati, presenti e futuri di nuovo valore e di nuovi effetti. Quindi, come dice Gesù, è come se il sole della Divina Volontà nella tua anima diventasse più grande la sua circonferenza e i suoi raggi arrivano più lontano in virtù di questa nuova conoscenza. E quindi diciamo, Gesù, vieni, vieni Divina Volontà, vieni a fare il tuo atto uno e trino, il tuo triplice atto, con il suggello della potenza del Padre, della sapienza del Figlio, dell'amore dello Spirito nell'anima mia. Ogni tuo atto in me, anche se sto facendo un uovo strapazzato, è atto e trino. Quindi Maria Corredentrice, siamo al tema, no? Maria Santissima abbracciò tutti gli atti di volontà umana di tutte le generazioni. Pagina 16, pagina 16, dal volume 16, il 6 dicembre del 23. Per fare che il volere del cielo scenda sulla terra, è necessario che tutti gli atti umani siano suggellati e smaltati di atti di volontà divina. Scrive Luisa, mi sembrava che Gesù prendesse la mia anima fra le sue mani e la gettava a volo nell'immensità della sua volontà, dicendomi, la neonata della mia volontà, nella mia volontà sei nata, in essa voglio che viva, vola, vola nell'eterno volere, compi il tuo ufficio, vedi che c'è da fare tra la divinità e le creature. Gira per tutte le generazioni, ma sempre nel mio volere, altrimenti non le troverai tutte. Ed amando, operando, riparando, adorando per tutti, ti porterai innanzi alla Maestà Suprema, per darle tutto l'amore e gli omaggi di tutti e di ciascuno, come vera figlia primogenita del nostro volere. Io prendevo il volo. E Gesù seguiva col suo sguardo il mio volo. Ma chi può dire ciò che facevo? Nel suo volere trovavo tutto l'amore che la sua volontà doveva dare alle creature, e non prendendolo esse, stavo sospeso aspettando che fosse preso. Ed io lo facevo mio, e investendo tutte le intelligenze create, formavo per ciascun pensiero un atto d'amore, di adorazione e di tutto ciò che ogni intelligenza doveva dare a Dio. Ed abbracciando tutto in me, come se tutti mettessi nel mio grembo, prendevo la vita, la volta del cielo, per portarli in grembo dal celeste Padre, e gli dicevo, Padre Santo, vengo al tuo trono per portarti nel mio grembo tutti i tuoi figli, le tue care immagini da te create, per rimetterli nel tuo grembo divino, affinché quella volontà da essi spezzata tra te e loro, tu la vincoli e la rannodi di nuovo. È la piccola figlia del tuo volere che ciò ti chiede. Sono piccola, è vero, ma prendo l'impegno di soddisfarti per tutti. Non mi partirò dal tuo trono se non mi vincoli la volontà umana con la divina, e portandola in terra venga il regno del tuo volere sulla terra. Ai piccoli nulla si nega, perché ciò che chiedono non è altro che l'eco del tuo stesso volere e di ciò che vuoi tu. Onde, dopo mi portavo da Gesù, che mi aspettava nella mia stanzetta, e lui mi diceva, piccola mia, per fare che il volere del cielo scenda sulla terra, è necessario che tutti gli atti umani siano suggellati e smaltati di atti di volontà divina, affinché il supremo volere, vedendo che tutti gli atti di volontà delle creature sono cosparsi dalla sua volontà,
attirato dalla calamita, potente del suo stesso volere, scende in terra e vi regna. Da quanti secoli? A te dunque è stato dato questo compito come figlia primogenita del nostro volere. Sappi che per attirare il Verbo e farlo scendere dal cielo, la mia mamma prese questo impegno di girare per tutte le generazioni e facendo suoi tutti gli atti di volontà umana, lei vi metteva il volere divino e teneva tanto di questo capitale del volere supremo da sorpassare tutto quello che dovevano tenere tutte le creature insieme, ed ogni giro che faceva in esse moltiplicava questo capitale. Onde io, Verbo Eterno, vedendo che una delle più fide delle nostre creature con tanta grazia ed amore aveva cosparso tutti gli atti umani col volere divino, prendendo a petto suo ciò che ci voleva per fare questo, e vedendo che nel mondo c'era il nostro volere, attirato scese dal cielo. E invece di, siccome ci insegna alcuni degli scritti che noi dobbiamo prendere, non so, i pensieri di tutte le persone, e insieme con Gesù ci innalziamo ai piedi della maestà divina, al suo trono, mettiamo tutti i pensieri buoni e quelli cattivi riparati con la rivelazione di Gesù, e poi li riportiamo nelle menti di tutte le creature. Allora, se invece di quest'atto fatto in questo modo possiamo dire e copriamo, smaltiamo e suggeriamo di atti di divina volontà tutti i pensieri di tutte le creature e di tutte le generazioni, cioè è la stessa cosa o dobbiamo fare tutti e due i modi o questo? Perché Gesù ha usato 36 volumi? È proprio per dircela in tutte le salse. Allora, in un modo, un altro modo, vi ricordate quando diceva voglio il passeggio dei tuoi pensieri in tutte le creature? Poi parla delle informazioni, come fossero degli stampini. Adesso parla di smaltare. Poi parla del volare. Allora, noi possiamo fare questo giro utilizzando le nostre facoltà, l'intelletto, la memoria e la volontà, e vedendo come anche Luisa lo faceva in mille modi diversi in quest'atto, però è la stessa cosa, come dici tu, possiamo dire smaltare tutti, mettere il suggello, passeggiare, rifare, ecco, possiamo utilizzare tanti termini che però li possiamo utilizzare proprio in virtù del fatto che abbiamo capito quello che stiamo facendo. Allora più capiamo quello che stiamo facendo e più possiamo utilizzare termini infiniti, diversi, perché la parola è figlia dell'atto, la parola e l'atto vanno uniti, non è che sono separati. Allora più abbiamo conoscenza e più sentiamo la dimestichezza di poter utilizzare anche delle parole diverse o dei pensieri diversi, proprio come Gesù ha fatto con Luisa: passeggia con i tuoi pensieri sui pensieri di tutte le creature, sulle pensieri porta le tue informazioni come fossero degli stampini, adesso smaltali, e poi la pioggia, e poi il tuo bacio, e poi il tuo ti amo, e poi il tuo rifare, la tua riparazione, fatte e dette in mille modi diversi, perché proprio ci sta a far denotare quanto infiniti sono il valore e gli effetti della divina volontà nella creatura. E quindi la risposta alla tua domanda, sì, è la stessa cosa. Ho capito, alcune sono più veloci, capito? Secondo. Ma quanto è bello, invece di fermarsi ad una formula, quanto è bello poter leggere un capitolo, acquistare una nuova coscienza e fondersi nella divina volontà in modo diverso, alla luce di quella nuova espressione, senza dover per forza fare la struttura degli atti sempre allo stesso modo. Questo sì, questo ci aiuta nella costanza, ma quanto è bello arricchire i nostri atti alla luce delle nuove conoscenze. Questa è la cosa fondamentale. No, l'unica cosa che ho detto è appunto che quanto è bello poter arricchire i nostri atti, farli in modi sempre nuovi, sempre diversi, alla luce di nuove conoscenze acquisite.
E quindi potremmo stare qui nel cenacolo per tutto il resto dell'eternità e ancora trovare nuovi modi, nuovi termini, nuovi esempi, nuovi atti, nuovi modi di esprimere anche col linguaggio gli atti fatti nella Divina Volontà. E quindi è bello poterli arricchire, perché con queste nuove immagini che ci dà Gesù, che non sono delle immagini a due dimensioni morte, ma sono degli atti vivi, ci servono ad arricchire in noi la vita della Divina Volontà. Se io penso allo smalto, se io penso che giro in tutte le creature e questi atti li rendo lucenti, smaltati, allora la mia immaginazione, l'intelletto, la memoria, la volontà sono arricchiti da questa nuova, da questo nuovo atto che prende luce, che prende forma, che prende, e sono più ancora incoraggiata a continuare quest'atto. E quindi lo possiamo esprimere e fare in tanti modi diversi, infiniti modi, oserei dire, perché infinita è la Divina Volontà, infiniti sono i suoi effetti e il suo valore. Alla luce del compito che la Madre Celeste ha realizzato in pienezza, ascoltiamo ancora ciò che Gesù si disvela sull'instancabile lavorio interiore che fece lui stesso nella sua santissima umanità per la nostra redenzione e rideificazione. Ascoltiamo pure quanto Luisa, la piccola figlia della Divina Volontà, è dovuta impegnarsi per realizzare il compito lei richiesto, e prestiamo amorosa attenzione al tacito invito a suggellare ogni atto nel divin volere che il Signore rivolge anche ad ognuno di noi. Il secondo impegno convenne a me, Gesù che parla, per formare la redenzione. Come nemmeno per formare la redenzione. Quanto dovetti girare per tutti gli atti umani, prenderli tutti come in pugno, ricoprirli, suggellarli, smaltarli col mio volere divino, per attirare il mio celeste Padre e fargli guardare tutti gli atti umani coperti di quel volere divino che l'uomo aveva respinto nelle regioni celesti. Affinché il mio Divin Padre potesse aprire le porte del cielo serrate dalla volontà umana. Non c'è bene che non scenda se non per mezzo della mia volontà. Il terzo, rivolto a Luisa, il terzo è tuo. Al primo e al secondo suggello del nostro volere su tutti gli atti umani conviene a te, come figlia primogenita del nostro volere, mettervi il triplice per ottenere che venga il regno del mio volere sulla terra. Perciò gira, figlia mia, su tutti gli atti umani delle creature. Penetra fin nei cuori. Porta a ciascun palpito il palpito del mio volere. A ciascun pensiero il bacio, la conoscenza della mia volontà. In ogni parola imprimi quel fiato onnipotente. Invadi tutto. Travolgi tutti in esso, onde venga il mio regno sulla terra. Il tuo Gesù non ti lascerà sola in questi giri. Ti assisterò e guiderò il tutto. E mentre ciò diceva, io prendevo il mio volo e giravo per tutto e per tutti. Ma chi può dire ciò che facevo? Lo può dire solo Gesù, che me lo faceva fare. Onde ho passato una notte sempre insieme con Gesù. E mentre giravo, ora gli riconducevo tutti i pensieri, ora tutte le parole, ora le opere, i passi, i palpiti tutti, investiti della sua volontà. E Gesù, con amore, tutto con amore riceveva e mi faceva festa. E poi mi ha detto, vedi che gran differenza c'è tra la santità nel mio volere e quella delle altre virtù. La prima e ricevere in ogni istante correnti di grazia, di luce, di amore, e stare la creatura in ogni atto suo in ordine col suo creatore. Perciò è la santità che più si avvicina al suo creatore. La seconda, quella delle altre virtù, è a tempo e a circostanza, quando si presenta l'occasione di esercitare, ora la pazienza, ora l'ubbidienza, ora la carità ed altro. E se occasioni non si presentano, le virtù restano interrotte e senza crescenza e non possono ricevere il bene che la virtù in atto contiene. Invece, nella santità del mio volere non ci sono fermate né interruzioni. Il mio volere è sempre fisso ad ardeggiare sulla creatura.
lei lo può ricevere in ogni istante. Se respira, se pensa, se parla, se palpita, se si ciba e se dorme, tutto entra nel mio volere ed in ogni istante può riempirsi della mia volontà con tutti i beni che essa contiene. Meraviglioso. E forse l'avessi una cosa di fare di sì, sì, certo, cioè, non l'avete tutte, ma ne potremmo gli atti fatti del volere divino con continuazione. Quindi gli atti fatti del volere divino con continuazione, fatti con continuazione, come tanti messaggeri divini e come tanti messaggeri divini e circolari celeste, circolano per tutta la patria del cielo, invitando ogni suo abitante a preparare ciò che serve perché il regno del divin volere sulla terra sia accolto con decoro. Questi atti sono l'estasi del creatore, formano tante ore per chiamare l'alba di questo regno. La Vergine formò l'alba della redenzione. Quanto è bello, adesso questo del volume 24, andiamo in giro e non solo smaltiamo, ma consegniamo a tutti la circolare. Hai visto le lettere circolari che circolano? Altro che burocrazia, che ministerio, che cosa. La circolare celeste, ci facciamo come dei postini della divina volontà. Questa è un'altra bella conoscenza con cui possiamo arricchire i nostri atti. Stavo impensierita per una circolare giuntami per la casa, divina volontà, tanto voluta dal venerato padre di Francia e tanto da lui sospirata, che non ebbe la consolazione di vederla compiuta ed aperta allo scopo da lui voluto. Ed ora finalmente da ciò che diceva la circolare spuntava il giorno forse prossimo dell'effettuarsi di essa. Un Dio, pensavo tra me, sarà proprio vero che la volontà di Dio, che è volontà di Dio che io vi andassi? Ed i componenti di questa casa saranno esse le vere piccole figlie della divina volontà? Saranno esse il principio dell'inizio di quell'era divina del regno del Fiat Supremo sulla terra? Ma mentre ciò pensavo, d'altro mio dolce Gesù si è mosso nel mio interno e mi ha detto: figlia mia, ogni detto, opera e sacrificio che si fa nella mia volontà e per ottenere il regno divino sono tanti messaggeri che si spediscono per la patria celeste, i quali portano la circolare divina e la fanno girare a tutti i santi, agli angeli, alla sovrana regina, allo stesso creatore, dando a ciascuno l'impegno di preparare le diverse cose che ci vogliono per un regno sì santo, affinché tutto sia fatto con decoro, con decenza e con nobiltà divina. Onde tutti gli abitatori della patria divina, con questa circolare celeste nelle loro mani, si mettono tutti all'opera di soddisfare al loro compito di preparare ciascuna cosa, a loro imposta. Sì che la circolare della terra fa il suo eco alla circolare celeste, e cielo e terra si muovono, si occupano per il solo scopo del regno della mia volontà divina. La terra per tutto ciò che necessita nell'ordine naturale, la corte celeste per tutto ciò che riguarda nell'ordine soprannaturale. Pare che cielo e terra si danno la mano e fanno a gara a chi più faccia più presto a preparare il regno sì santo, un regno sì santo. Se tu sapessi che valore tiene un atto fatto nella mia volontà, come sa muovere cielo e terra, come si sa aprire la via ovunque, si mette in comunicazione con tutti ed ottiene tutto ciò che non si è ottenuto per tutti gli atti insieme per tanti secoli. Sono non un sole, ma tanti soli per quanti atti si fanno, che formano il giorno fulgido e smagliante del regno della mia volontà sulla terra. Gli atti fatti in essa sono spinte all'ente supremo, sono calamite che lo attirano, sono dolci catene che lo legano, sono rapimento in cui la creatura tiene la forza di formare l'estasi al suo creatore, il quale
rapito come in dolce sonno dall'estasi che gli ha fatto la sua amata creatura, concede ciò che voleva dare da tanti secoli, ma non trovava colei che, estasiandolo con la sua stessa forza divina, si rendeva rapitrice del regno della sua volontà divina. Come la creatura si muove nel mio fiat e forma il suo atto, così il Dio si sente rapire e nel suo dolce sopore si sente disarmato e vinto, e la creatura resta la vincitrice del suo creatore. Con questi preparativi succede come ad uno sposo che, dovendo fare il suo sposalizio, si prepara l'abitazione, la stanza da letto, tutti gli oggetti che ci vogliono per fare che nulla le manchi. Poi si passa alle vesti dello sposalizio, si fanno gli inviti, tutto ciò che fa decidere lo sposo di compiere ciò che lui stesso voleva. Ma se nulla si prepara, lo sposo prende tempo e mai si decide, e lui stesso si sente impacciato e dice fra sé: devo sposare e non ho l'abitazione, non ho il letto dove dormire, non ho le vesti per comparire da sposo, che figura devo fare? E di necessità si toglie qualunque pensiero di fare lo sposo. Così questi preparativi, gli atti fatti nella mia volontà, le circolari, sono spinte a muovere il mio volere che venga a regnare in mezzo alle creature. E le mie conoscenze sono come lo sposo che viene a sposare le creature coi nuovi vincoli, come uscì dalle nostre mani creatrici. E prosegue Gesù: tutto è stabilito dall'ente supremo, preghiere, atti, pene, sospiri, che deve fare la creatura per ottenere ciò che noi stessi vogliamo darle ed essa sospira di ricevere, sicché se questi atti non vengono compiti, non spunta da noi il sospirato sole in mezzo alla lunga notte dell'umana volontà per formare il giorno del regno del Fiat divino. Perciò molte volte succede che si fanno tanti atti e preghiere e nulla si ottiene. Poi per un altro piccolo sospiro e preghiera si ottiene ciò che tanto si sospirava. Forse è stato l'ultimo atto che ha ottenuto il rescritto della grazia? Ah no, è stata la continuazione di tutti gli atti e preghiere. E se si vede che si ottiene con quel l'ultimo atto, è perché ci voleva al numero da noi esaurito. Perché non era giunta l'ora, ecco, mancano gli atti, mancavano gli atti, mancavano gli atti. Onde se tu vuoi ricevere il regno del volere divino, non ti arrestare, altrimenti, mancando la lunga catena degli atti che giunge fino al trono di Dio, non otterrai ciò che tu vuoi e noi vogliamo dare. Gli atti sono come le ore che formano il giorno o la notte. Ogni ora tiene il suo posto, alcune ore formano la sera, altre la notte fitta, altre ore l'alba, altre lo spuntare del sole, altre il pieno giorno, e se è l'ora di mezzanotte, il Dharma è voler vedere che spunta il sole, è necessario che venga l'alba almeno per vagheggiare il vicino giorno, per vedere la maestà del sole che col suo impero di luce fuga le tenebre e mettendo termine alla notte imperla e fa risorgere tutta la natura nella sua luce e nel suo calore, plasmando tutto coi suoi benefici effetti. Ora è forse l'alba che tiene tutto l'onore di fare spuntare il sole? Ah no, essa è stata l'ultima ora. Ma se le altre ore non l'avessero preceduta, mai poteva dire l'alba: io sono colei che chiama il giorno. Così sono gli atti, le preghiere per ottenere che spunta il giorno del regno della mia volontà divina. Sono come tante ore che ognuna tiene il suo posto d'onore e si danno la mano fra loro e chiamano il fulgido sole del mio volere divino. L'ultimo atto può essere come l'alba, e se questo non si fa, mancherà l'alba ed è inutile aspettare che presto sorge il suo giorno di luce sulla terra, perché plasmando e riscaldando tutto farà sentire più che sole
che plasmando e scaldando tutto farà sentire più che sole i suoi benefici effetti, il suo regime divino, regime di luce, di amore e di santità. Così succede nella redenzione. Per tanti secoli la redenzione non venne, perché i patriarchi e i profeti si trovavano coi loro atti come nelle ore notturne e da lontano sospiravano il giorno. Come venne la Vergine Regina, formò l'alba ed abbracciando insieme tutte le ore notturne fece spuntare il giorno del Verbo sulla terra e la redenzione venne compiuta. Perciò non ti arrestare. È tanto necessaria la serie degli atti che passa pericolo che se tutti non vengono compiti non si ottiene il bene desiderato. Noi ci dobbiamo fermare. Maria, tu avevi qualcosa in mente da bello finire questo, cioè, questo cenacolo, continuare questo cenacolo con la continua ripetizione di questi atti, perché uno porta l'altro e alla fine ci troveremo col numero compiuto e vedremo delle meraviglie incredibili, ma non ci possiamo fermare. Certo. Sì. Se volontà sua si vede in Luisa veniva tutto più facile perché è stata portata da piccolina a fare il volere di Gesù, era affidata dal Signore, lo vedeva, lo veramente parlava, no, per favore, no, no, non pensiamo che Luisa ha dovuto passare delle prove che poi non ce le possiamo neanche lontanamente immaginare. Quindi come dice Gesù, chi è capostipite di una missione deve passare delle prove, sacrifici e dolori che gli altri che devono ricevere i frutti di questa missione non ne hanno bisogno di passarli. Quindi non diciamo per Luisa era più facile, Luisa ha penato e altro che più facile, ha dovuto soffrire, sopportare tutte le nostre prove e poi ci ha presentato tutto sul piatto d'argento. Quindi grazie Luisa che ci hai reso tutto così facile a noi. Veramente sì, non intendevo facile nel senso, ma ho capito quello che intendevi, volevo solo appunto esprimere quello che hai detto tu per renderci conto di quanto sia stata, quanto sia grande la missione di Luisa e quanto le abbia dovuto penare e soffrire per rendere a noi tutto facile. No, io intendevo nel senso che essendo Luisa essere presa da piccolina a portare a seguire la volontà di Gesù con tutto il suo soffrire, ci mancherebbe, in quel cerchio ho messo facile, e noi che abbiamo vissuto così tanto con schemi nella umani nostra adesso. Volontà fino adesso, cominciare da adesso con tanti anni di brutterie, cominciare adesso rimane difficile, in questo intendevo, sì sì, ma infatti in questo quello che dici certamente. Allora chiediamo la divina volontà, perché se noi ci apriamo e ci facciamo distruggere i nostri schemi, i nostri preconcetti, le nostre cose, la divina volontà in noi può fare in un giorno quello che è la santificazione secondo le devozioni, le virtù, le direzioni spirituali, i libretti, le cose eccetera eccetera, non hanno potuto fare in 40, 50, 60 anni della mia vita. Luisa nel volume 24, 20 maggio del 28 scrive: stavo impensierita per una circolare giuntami per la casa della divina volontà, tanto voluta dal venerato padre di Francia e tanto da lui sospirata, che non ebbe la consolazione di vedere compiuta e aperta lo scopo da lui voluto. Ed ora finalmente, da ciò che diceva la circolare, spuntava il giorno forse prossimo dell'effettuarsi di essa. Che giorno era? 20 maggio. È stata... Il 28. Fino al 38, 10 anni è stata lì. Adesso la circolare gliela mandano a maggio e le dicono: tieniti pronta Luisa che ti devi trasferire. E lei si dice: oh mamma mia, mamma devo andare. C'è arrivata sta circolare e comunque si è fatta la volontà di Dio, perché devo comunque, diciamo, anche dopo la sua morte accontentare il padre di Francia, che lui ha fatto costruire sto convento proprio accorato, proprio perché io dovevo vivere tra le sue figlie del divino zelo. E quindi si preparava poi a fare questo trasferimento, che sarebbe trasferito poi
effettuato poi ottobre, mi pare. 7 ottobre, il giorno della Madonna del Rosario, 7 ottobre. Brava, sì. E lo stesso 7 ottobre, 10 anni dopo, è uscita. È il 28, sì, sì. Ed ora finalmente, da ciò che diceva la circolare, spuntava il giorno forse prossimo dell'effettuarsi di essa. Oddio, io pensavo tra me, sarà proprio vero che la volontà di Dio, che è volontà di Dio che io vi andassi? E i componenti di questa casa saranno esse le vere piccole figlie della divina volontà? Saranno esse il principio dell'inizio di quell'era divina del regno del Fiat Supremo sulla terra? Ma mentre ciò pensavo e altro, mio dolce Gesù si è mosso nel mio interno e mi ha detto: figlia mia, ogni detto, opera e sacrificio che si fa nella mia volontà e per ottenere il regno divino, con lo scopo sempre, no? L'intenzione di Gesù sempre, negli atti di Gesù l'intenzione era sempre chiedere il regno del Fiat sulla terra, gloria del Padre, la santificazione dell'anima, la richiesta del regno del Fiat. Ogni detto, opera e sacrificio che si fa nella mia volontà per ottenere il regno divino sono tanti messaggeri che si spediscono per la patria celeste, i quali portano la circolare divina e la fanno girare a tutti i santi, agli angeli, alla sovrana regina e allo stesso creatore, dando a ciascuno l'impegno di preparare le diverse cose che ci vogliono per un regno sì santo, affinché tutto sia fatto con decoro, con decenza e con nobiltà divina. Onde tutti gli abitatori della patria divina, con questa circolare celeste nelle loro mani, si mettono tutti all'opera di soddisfare al loro compito, di preparare ciascuna cosa a loro imposta. Sicché la circolare della terra fa il suo eco alla circolare celeste, e cielo e terra si muovono, si occupano per il solo scopo del regno della mia volontà divina. La terra per tutto ciò che necessita nell'ordine naturale, la corte celeste per tutto ciò che riguarda nell'ordine soprannaturale. Pare che cielo e terra si danno la mano e fanno a gara a chi più faccia più presto a preparare un regno sì santo. Se tu sapessi che valore tiene un atto fatto nella mia volontà, come sa muovere cielo e terra, come si sa aprire la via ovunque, si mette in comunicazione con tutti ed ottiene tutto ciò che non si è ottenuto per tutti gli atti insieme e per tanti secoli. Atti umani, non ti dico. Sono non un sole, ma tanti soli per quanti atti si fanno, che formano il giorno fulgido e smagliante del regno della mia volontà sulla terra. Gli atti fatti in essa, nella divina volontà, sono spinte all'ente supremo, sono calamite che lo attirano, sono dolci catene che lo legano, sono rapimento in cui la creatura tiene la forza di formare l'estasi al suo creatore. L'atto di volontà divina crea l'estasi al creatore, il quale, rapito come in dolce sonno dall'estasi che gli ha formato la sua amata creatura, concede ciò che voleva dare da tanti secoli, ma non trovava colei che, estasiandolo con la sua stessa forza divina, si rendeva rapitrice del regno della sua volontà divina. Come la creatura si muove nel mio fiat e forma il suo atto, così Dio si sente rapire e nel suo dolce sopore si sente disarmato e vinto, e la creatura resta la vincitrice del suo creatore. Con questi preparativi succede come uno sposo che, dovendo fare il suo sposalizio, si prepara l'abitazione, la stanza da letto, tutti gli oggetti che ci vogliono per fare che nulla gli manchi. Poi si passa alle vesti dello sposalizio, si fanno gli inviti. Tutto ciò fa decidere lo sposo di compiere ciò che lui stesso voleva. Ma se nulla si prepara, lo sposo prende tempo e mai si decide. E lui stesso si sente impacciato e dice fra sé: devo sposare e non ho l'abitazione, non ho il letto dove dormire, non ho le vesti per comparire da sposa. Che figura devo fare? E di necessità si toglie qualunque pensiero di fare lo sposo. Così questi preparativi, gli atti fatti nella mia volontà, le circolari,
sono spinte a muovere il mio volere che venga a regnare in mezzo alle creature. E le mie conoscenze, 36 volumi, sono come lo sposo che viene a sposare le creature coi nuovi vincoli, come uscita dalle nostre mani creatrici. Gesù prosegue: tutto è stabilito dall'ente supremo, preghiere, atti, pene, sospiri che deve fare la creatura per ottenere ciò che noi stessi vogliamo darle ed essa sospira di ricevere. Sicché se questi atti non vengono compiti, non spunta da noi il sospirato sole in mezzo alla lunga notte dell'umana volontà per formare il giorno del regno del Fiat Divino. Perciò molte volte succede che si fanno tanti atti e preghiere e nulla si ottiene. Poi, per un altro piccolo sospiro e preghiera, si ottiene ciò che tanto si sospirava. Forse è stato l'ultimo atto che ha ottenuto il rescritto della grazia. Ah no, è stata la continuazione di tutti gli atti e preghiere. E se si vede che si ottiene con quell'ultimo atto, è perché ci voleva al numero di da noi stabilito. Onde, se tu vuoi ricevere il regno del volere divino, non ti arrestare, altrimenti, mancando la lunga catena degli atti che giunge fino al trono di Dio, non otterrai ciò che tu vuoi e noi vogliamo dare. Chiaro come il sole. Gli atti sono come le ore che formano il giorno o la notte. Ogni ora tiene il suo posto. Alcune ore formano la sera, altre la notte fitta, altre ore l'alba, altre lo spuntare del sole, altre il pieno giorno. E se è l'ora di mezzanotte, indarno vuole vedere che spunta il sole. È necessario che venga l'alba almeno per vagheggiare il vicino giorno, per vedere la maestà del sole che col suo impero di luce fuga le tenebre. E mettendo termine alla notte, imperla e fa risorgere tutta la natura nella sua luce e nel suo calore, plasmando tutto coi suoi benefici effetti. Ora è forse l'alba che tiene tutto l'onore di far rispuntare il sole? Ah no, essa è stata l'ultima ora, ma se le altre ore non l'avevano preceduta, mai poteva dire l'alba: io sono colei che chiamo il giorno. Così sono gli atti, le preghiere, per ottenere che spunta il giorno del regno della mia volontà divina. Sono come tante ore ed ognuna tiene il suo posto d'onore e si danno la mano fra loro e chiamano il fulgido sole del mio volere divino. L'ultimo atto può essere come l'alba e se questo non si fa, mancherà l'alba ed è inutile aspettare che presto sorge il suo giorno di luce sulla terra, che plasmando e riscaldando tutto farà sentire più che sole i suoi benefici effetti, il suo regime divino, regime di luce, di amore e di santità. Così successe nella redenzione. Per tanti secoli la redenzione non venne perché i patriarchi e i profeti si trovavano coi loro atti come nelle ore notturne e da lontano sospiravano il giorno. Come venne la Vergine Regina, formò l'alba ed abbracciando insieme tutte le ore notturne fece spuntare il giorno del Verbo sulla terra. La redenzione venne compita. Perciò non ti arrestare. È tanto necessaria la serie degli atti che passa pericolo che se tutti non vengono compiuti non si ottiene il bene desiderato. Chi è che ha detto chiaro come il sole prima? Io. Che meraviglia, l'ho sentito. E la cosa che, come diciamo, no, ogni cosa che troviamo in più arricchisce i nostri atti. Adesso l'atto che ci fa vedere Gesù utilizzando sempre il suo linguaggio celeste è quello proprio della circolare. Allora, preso a spunto questa lettera che Luisa chiama la circolare, no? Gli arriva, no, una circolare che forse
la differenza tra la circolare e la lettera è che la lettera è messa in busta, magari chiusa, cioè la circolare invece è piegata, così la fanno circolare. Allora dice che dal cielo alla terra partono le loro circolari, quindi è volontà di Dio che Luisa si trasferisse in quella casa, perché finalmente, così come Gesù era stato lontano nel deserto 40 anni, così Luisa dopo 40 anni doveva tornare a stare vicino alla custodia del tabernacolo, no? E quindi aveva questo ritornare vicino e stare vicino alla cappellina di Gesù sacramentato, aveva anche questo compimento di questo altro atto, di questo altro passo della vita di Luisa, che imitava, ripeteva la vita di Gesù. Però oltre a questi circolari terrestri, che sono i passi materiali, diceva, Luisa si trasferisce, poi così e poi là, dice no, ci sono anche le circolari celesti che vanno dagli angeli ai santi e se le passano tra di loro, dice guarda, dobbiamo andare, Luisa sta chiamando tutta la creazione, passa questa circolare in un istante e tutti quanti si fiondano nella creazione per fare eco agli atti di Luisa nella creazione. Poi Luisa passa nei mari di Maria Santissima, arriva a quest'altra circolare celeste, vum, tutti si fiondano perché il cielo riceva la gloria, l'onore, la beatitudine, la gioia di questi nuovi atti di volontà divina conquistante che si stanno facendo sulla terra. E quindi questa circolare celeste circola in cielo non soltanto per partecipare agli atti di divina volontà, ma anche per andare in soccorso, per andare ad ispirare le anime. Magari alcune anime avevano comprato il libro della Vergine Maria, vai lì, i santi protettori che fiondano su queste anime, cercano di instillare in loro quel desiderio di prendere quel libretto. E intercedono e cercano di aiutare, di dare grazia, di dare forza a Luisa quando lei è stanca, non ce la fa più nella pena della privazione. Quindi è bello vedere come la terra compie il suo lavoro nello spazio e nel tempo, dove c'è anche la materia, lo sforzo, il sudore, il dolore, e il cielo compie il suo lavoro con queste circolari celesti di partecipazione, di gloria, di supporto, di preghiera, di lode, di comunione dei santi. E quindi la circolare celeste e la circolare terrena si uniscono, come pure la comunione dei santi si unisce tra il cielo e terra e la divina volontà. Questa nuova verità che abbiamo letto in questo passo insieme a tante altre, ecco, mi arricchisce gli atti, e quindi quando inizio a pensare a chiamare la volontà nei miei atti, a immaginare questa circolare che va in giro e tutti quanti si fiondano e tutti leggono questa circolare, vi mettono del loro e partecipano all'atto della divina volontà, ora come gloria, ora come supporto, ora come preghiera, come supplica, come riparazione. Ecco, tutti gli angeli e i santi e tutto il cielo viene tenuto al corrente di quello che fa la divina volontà dalla circolare divina. E quindi tutti vi partecipano e nessuno vorrebbe mai sottrarvisi, per qualunque ragione in cielo e in terra. Ecco, questa bellissima verità ci riempie della gioia della comunione tra cielo e terra. Volume 20, quel piccolo titoletto, il 4 novembre del 26, volume 20, la coppia più perfetta dei figli del regno del mio volere fu la mia mamma celeste. La coppia più perfetta dei figli del regno del mio volere fu la mia mamma celeste. Leggiamo insieme a te, Gesù, nella tua volontà, che abbiamo preso in vita nostra, in vita anche questa nostra lettura, dei nostri pensieri, della nostra mente, del nostro cuore, del nostro amore. Vieni, divina volontà, leggeremo di dare vita, la stessa vita degli atti di Gesù, che Gesù ha già fatto per noi. Nel regno del Fiat Supremo avremo le coppie della sovrana regina, dice Gesù a Luisa. Nel regno del Fiat Supremo avremo le coppie della sovrana regina, sicché anche lei sospira, aspetta questo regno divino sulla terra per avere le sue coppie, sulla terra per avere le sue coppie. Che bel regno che sarà, il regno di luce, di ricchezza infinite, regno di perfetta santità e di dominio, la santità stessa di Dio, della volontà divina, quindi di Dio. I figli nostri di questo regno saranno tutti re e regine, saranno tutti il sangue divino della Trinità, saranno tutti appartenenti alla famiglia divina e reale, racchiuderanno in loro tutta la creazione,
avranno le similitudini, la fisionomia del nostro Padre Celeste, e perciò saranno il compimento della nostra gloria e la corona del nostro capo. I figli del regno della ricerca. Regno divino sulla terra. D'altra parte Gesù deve regnare sulla terra. Deve regnare sulla terra. Paradiso terrestre era terrestre, non era? Sì. E deve ritornare a essere terrestre. Il regno del però appunto divino. Il regno del Fiat si chiamerà pure il regno della Vergine. Volume 20, 10 novembre del 26. La mia mamma celeste fu la prima che occupò il primo posto nel cielo come figlia del volere supremo. E siccome fu la prima, tiene intorno a sé il posto per tutti i figli del Fiat Supremo. Sicché intorno alla regina del cielo si vedono tanti posti vuoti che non possono essere occupati da altri se non dalle sue coppie. E siccome fu lei la prima della generazione della mia volontà, il regno del Fiat si chiamerà pure il regno della Vergine. Quindi il regno del Fiat si chiamerà il regno della Vergine. Oh, come in questi figli nostri si riconoscerà la sovranità su tutta la creazione, come era per Adamo all'inizio, prima del peccato, perché essi, in virtù della mia volontà, goderanno vincoli indissolubili con tutte le cose create. Staranno in continui rapporti di comunicazione con esse. Con la creazione. Saranno, come era l'inizio, è tutto in ordine. Saranno, e lui era il re, l'ha messo come re dell'universo. Saranno i veri figli in cui l'Eterno Creatore si sentirà onorato, glorificato ad averli per figli, perché riconosceranno in loro, la loro, delle tre divine persone, la loro volontà divina operante, che ha riprodotto le sue vere immagini. Sì, più alti facciamo nel di volontà divina, e noi diciamo scrivere questo, più alti facciamo di volontà divina. Non è che viene così senza il regno suo, però vuole gli atti nostri nella divina volontà. La regina sovrana non sarà più sola nel suo regio trono, avrà le altre regine che lo circonderanno. Questo è il volume 23. Sì, Carla. Sì. No, solo una riflessione. Una sottolineatura. Mi senti? Sì. Ah, solo una sottolineatura di due parole che sembrano piccole, però come dire, Gesù le usa e racchiudono tutto. Saranno i veri figli in cui l'Eterno Creatore si sentirà onorato e glorificato, onore e gloria. Queste sono anche le ultime parole degli scritti di Luisa, in cui si fa un inno alla madre regina: sono i veri figli che le daranno onore e gloria. Allora, queste due parole racchiudono tutto, perché volume, è bello sapere che cosa vuol dire. A volte sono due parole che ci danno l'idea di una cosa bella, ma che cosa vogliono dire in modo specifico non lo sappiamo. Ne abbiamo forse già parlato in passato, però mi piace ricordarlo. In un volume che adesso non ricordo, cioè, Gesù spiega che io ti onoro quando ti do la possibilità di darmi tutto quello che hai. A me mi viene semplice l'esempio della cucina, no? Quando si dice onorare la cuoca. Se tu mangi, assaggi tutto quello che lei ti ha preparato, onori la cuoca. Se chiedi il bis, onori la cuoca. Onorare la padrona di casa quando accetti l'invito. Quindi dai la possibilità a quella persona di darti. E quindi i veri figli della divina volontà, Dio si sente onorato perché finalmente ha la possibilità di dare tutto quello che vuole. Di dare tutto quello che vuole è glorificato. La gloria ha a che fare sempre, quando sentiamo gloria, pensiamo sempre a compimento della volontà di Dio. Si dà gloria a Dio quando si compie lo scopo. Una cosa creata dà gloria a Dio quando compie lo scopo per cui è stata creata. Noi diamo gloria a Dio finalmente quando compiamo lo scopo per cui siamo stati creati. Quindi l'Eterno Creatore
Attore, addirittura nell'ultimo ancora passo degli scritti di Luisa del 28 dicembre 1938, dove c'è questa apologia alla Madre Santissima, ancora il regno della Vergine, lei finalmente sarà onorata e glorificata insieme a Dio, cioè potrà onorata avere l'opportunità di dare tutto quello che ha, tutta la sua maternità divina, generare Gesù vero, completo in ognuno dei suoi figli, e si sentirà glorificata perché finalmente vede compiuto nei suoi figli lo scopo per cui sono stati creati. Ecco, una riflessione proprio su queste due brevi paroline che però vogliono dire tutto, e per questo Gesù le ripete in modo specifico, non a caso, nel voler indicare la completezza, onorare, dare la possibilità a Dio di darci. Se noi non ci disponiamo, lui non viene onorato perché non ci può dare quello che ha. Glorificarlo quando lasciamo che lo scopo della creazione si compia su di noi. Possiamo andare avanti, se volete. La regina sovrana non sarà più sola nel suo regio, nel suo regio trono, avrà le altre regine che la circonderanno. Volume 23, 18 gennaio del 28. La regina del cielo, nella sua gloria e grandezza, è come isolata, perché avendo vissuto lei sola nel primo atto di Dio, cioè nella pienezza e totalità del volere divino, essa è regina isolata, non ha il corteggio delle altre regine che la circondano e la pareggiano nella gloria e grandezza che possiede. Essa si trova nelle condizioni di una regina che, sebbene circondata da damigelle, da panci, da figli amici, che le fanno onore e le tengono compagnia, ma nessuna regina pare a lei le fa il grande onore di circondarla e di tenerle compagnia. Che sarebbe più onore ad una regina della terra, essere circondata da altre regine pare a lei, oppure da persone inferiori di condizione, di gloria, di grandezza e di bellezza? Passa tal distanza d'onore e di gloria tra chi è circondata da regine e chi solo è circondato da altri, che nessun paragone regge al confronto. Bello, ritornano queste parole, onore e gloria. Sì. Cioè lei si sente onorata se può trasmettere a noi la sua regalità. E quindi se le diamo l'opportunità di trasmetterci la sua regalità, la sua maternità divina. Quindi onorare la regina. Figlio mio, figlio del mio materno cuore, volume 34, 10 febbraio del 37. Figlio mio, figlio del mio materno cuore, tu mi hai costituita regina e madre, ma dov'è il mio popolo? Maria Santissima che parla al figlio, vero? Uh-huh. I miei figli dove sono? Se fossi capace di soffrire, io sarei la regina, la madre più infelice, perché pur possedendo il regno, io sono priva di sudditi che vivano della stessa volontà di cui io vivo. In chi mi sarà dato provare le gioie della mia maternità se non ho figli cui poter affidare la mia grande eredità? Fa che regni presto il Figlio Divino, poiché la tua mamma si sentirà felice appieno soltanto quando avrà il suo popolo e la sua figliolanza, viventi come lei della tua volontà. Credi tu, figlia mia, che io possa rimanere indifferente a questa accorata preghiera della madre mia, che continuamente risuona al mio orecchio, dolcemente si insinua nel mio cuore e lo ferisce come freccia d'amore? No, né io lo posso, né io lo voglio, da che ella non mi negò mai nulla di quanto le chiesi, come potrei opporle un rifiuto? Il mio stesso cuore mi spinge ad accontentarla. Per incoraggiarti vieppiù ad unire le tue alle nostre brame, voglio che ti rivolga la parola la stessa mamma mia, dice Gesù. Figlia del mio materno cuore, il regno della divina volontà sarà infallibilmente il regno mio, poiché a me lo affidò la Trinità sacrosanta.
i decreti divini non si spostano neanche d'uno. Così come mi affidò il Verbo Eterno, allor quando egli discese dal cielo in terra. Ora, coi miei sospiri ardenti, con le mie preghiere incessanti, ed ora col mio amore di madre e coi miei diritti di regina, io prendo ad assalto la Trinità Santissima, affinché questo regno veda la luce e trionfi nel mondo. In italiano si dice veda. Mamma. Questi miei sospiri, l'italiano di adesso sono. Questi miei sospiri mi bruciano talmente da sentirmi come se in realtà non avessi gloria, mentre ne ho tanta, che cielo e terra ne sono ripieni. Perciò se non vedo formato il regno della divina volontà in mezzo ai figli miei, non sarò appieno felice. Solo allora sarò tale, quando essi vivranno in questo regno, perché ognuno allora mi raddoppierà la gloria che ora già possiedo. Già senza soldi non si capirà la gloria. Chiamando perciò gli uomini continuamente al mio cuore, io vo ripetendo loro: figli miei, venite alla mamma vostra, amatemi come io vi amo. Se voi non vivrete di quella medesima volontà di cui vissi io stessa, non potrete offrirmi amore di veri figli, né vi sarà possibile conoscere sin dove giunga il mio amore per voi. Immagina, mia diletta, che l'ardente brama che ho di questo regno mi spinge a discendere dal cielo e a visitare tutte le anime. Grazie, Madre Santa. Che bello. Che stai scesa. Grazie, Madre Santa. È scesa con tutti gli appartamenti. Quanti anni so che è scesa? Quando trovo un cuore, quando trovo un cuore disposto a vivere di volontà divina, io penetro in esso ed ivi formo la mia dimora per preparare con decore e con amore il posto al Fiat divino, che a sua volta prenderà possesso dell'anima e formerà in essa la propria vita. Ecco perché sempre con lei, suo dice, sempre presso di lei. Arriva prima, la può sempre fare la rapida. Per raggiungere questo mio intento, io mi renderò inseparabile dai figli miei, metterò a loro disposizione come muro insormontabile di fortezza la mia vita, il mio amore, le mie virtù, i miei dolori, affinché essi possano trovare nella madre loro tutti gli aiuti di cui abbisognano per vivere in questo regno sì santo. Allora il mio gaudio sarà completo, il mio amore si riposerà nelle creature, la mia maternità troverà in esse il vero affetto filiale. Mettendo in festa cielo e terra, farò a tutte da regina e spanderò ovunque grazie inaudite e sorprendenti. E poi i fiorellini si inchinano, tutta la cura si inchina perché passa la mia volontà. Bellissimo. Figlia diletta, rimani sempre strettamente unita alla mamma tua per invocare ed anelare incessantemente con lei il regno della volontà divina. Vieni, o volere supremo, a regnare sulla terra, investi tutte le generazioni, vinci e conquista. Adesso sì. Sì. No, no, volevo solo, ecco, fare riferimento a quando lei dice riceverò doppia gloria. Proprio la gloria, come abbiamo detto, si riferisce al compito della volontà di Dio. Se le è stato dato il compito della redenzione e quindi il suo fiat mi è impresso in ogni atto della redenzione con diritto materno, le è stato anche dato il compito, come dire, di scendere dal cielo e radunare i suoi figli, fino a che non li ha radunati tutti, non li ha chiamati tutti, non è andata, come dice lei, in ogni paese, in ogni comunità di cose, in ogni famiglia, da ogni individuo, per raggruppare e fare come mamma, essere come mamma, raggruppare i suoi figli e come regina far regnare la divina volontà, la sua gloria
non è completa, perché lei, la sua gloria, che è la stessa gloria divina riferita alla creazione, quindi la gloria ad extra delle opere di Dio, non è ancora completa. Quindi quando riceve la risposta dei figli della divina volontà, può fare la divina volontà nei suoi figli, la sua gloria è raddoppiata. E quindi dobbiamo vedere sempre come gloria, la parola è sempre legata al compimento della volontà di Dio. Ora la mamma celeste vuole, desidera, aspetta il regno della volontà divina sulla terra, nel quale ci saranno le anime che, vivendo in esso, formeranno la vita nel primo atto di Dio, le quali acquisteranno la regalità e il diritto di regine. Si vedrà da tutti impresso in loro un carattere incancellabile, che sono figlie del Re Divino, e come figlie l'aspetta il titolo e il diritto di regine. Queste anime terranno la loro dimora nella reggia divina, perciò acquisteranno nobiltà di modi, di opere, di passi, di parole. Possederanno tale scienza che nessuna le potrà eguagliare. Saranno investite di tale luce che la luce stessa annunzierà a tutti che è regina, che ha vissuto nella reggia della mia volontà. Senza un po' che scoperte ci saranno. Onde la regina sovrana non sarà più sola nel suo regio trono, avrà le altre regine che la circonderanno. La sua bellezza rifletterà in esse, la sua gloria e grandezza troverà in chi potrà versarsi. Oh, come si sentirà onorata, glorificata. Perciò desidera chi vuol vivere nel Fiat Divino per formarsi le regine nell'atto primo di esso, per poter avere nella patria celeste il seguito delle altre regine che la circonderanno e le daranno gli onori a lei dovuti. Ecco, mi viene immediatamente, che bella fortuna poter, diciamo, avere una pallida idea di che cosa vuol dire il dono della divina volontà, pallidissima come ancora ce l'abbiamo noi. Immaginiamo adesso che questa cosa che abbiamo letto, immaginiamo una persona che non conosce, allora pensa: queste anime staranno come regine nel regno della redenzione, dove tutto su meriti umani. La risposta alla grazia dice: ma no, io non merito tanto, ma come potrò mai raggiungere questa cosa? Qui invece nella divina volontà noi sappiamo già che siamo niente, e questo deve accadere perché lo vuole la Madonna più ancora di noi, ne va del suo onore, della sua gloria. Allora non ci confondiamo proprio con l'idea: mamma mia, la santità della divina volontà, adesso vivo nella reggia e tutto quanto, questi meriti come non li merito io. No, sappiamo che noi siamo niente, è una questione di decreto divino, di onore divino e di gloria divina, e la Madre nostra Santissima lo vuole più di noi, ne ha diritto, e quindi noi nel nostro, facendoci mettere nella divina volontà, consentiamo a lei e alla divina volontà di compiere lo scopo. E non ci viene neanche per l'anticamera del cervello il discorso riguardo ai meriti umani, al nostro posto, no, noi siamo niente, e quello che vogliamo è il merito e la gloria della divina volontà, in cui il nostro niente si è fuso. E guardiamo che, cioè, ci vuole grazia per comprendere questo, perché se poco poco noi stessimo ancora nel regno di redenzione a leggere queste cose diremmo: oh ma santità grande, ma come devo fare, non la merito, così. Invece noi proprio non ci sconquinfera per l'anticamera, sappiamo che siamo niente, diciamo: Madre nostra, vieni ad onorare, a glorificare in noi la divina volontà, portaci nella tua reggia, perché questa è gloria divina. Il 9 luglio, volume 24, 9 luglio del 28, Gesù ci dice: ora tu devi sapere che come tu festeggi la mamma, la sua sovranità, la mamma festeggia la figlia, la neonata di quel Fiat che lei amò tanto e che lo tenne per vita. E festeggia in te ciò che tu stessa non conosci per ora, ma lo conoscerai di poi.
Non sai tu che lei sospira le piccole regine, che sono piccole figlie del mio volere, per fare loro festa, che far loro la festa che lei riceve? Senza che pensiamo di essere noi le grandi. Ma è la divina volontà che è la grande. Il regno dell'imperatrice celeste, il regno della divina volontà giungerà certamente, dice Gesù. Volume 33, 14 maggio del 35. Il regno della divina volontà giungerà certamente. Tu calcoli umanamente e perciò il suo avvento ti sembra difficile. Forse quando lui dice, ma chissà quando, non chissà quando, c'è invece figurati. Ragionamenti umani. L'ente supremo invece adopera le proprie misure divine, le quali sono tali da far uscire in modo semplicissimo ciò che all'intelletto umano pare impossibile. È chiaro. E poi non c'è forse la regina del cielo che col suo dolce impero prega continuamente perché questo regno venga sulla terra? E quando mai abbiamo negato alcunché a questa madre celeste? Il nostro essere è incapace di resistere alla potenza delle sue preghiere, poiché la forza che ella possiede è la medesima che anima la nostra volontà. È come nell'incarnazione, no? È in virtù di essa che ella impetra con pieno diritto questo santo regno, il quale le verrà indubbiamente concesso, e sarà anzi denominato il regno dell'imperatrice celeste. Che non farà mai la celeste madre regina del popolo suo e dei figli che in essa abiteranno? Ella concederà loro grazie mai udite, sorprese mai conosciute. Opererà miracoli che scuoteranno cielo e terra, metterà a loro disposizione i suoi mari di grazie, di santità, di potenza e porrà in fuga tutti i loro nemici. Per tenerli al sicuro, li circonderà con le sue virtù, con i suoi dolori e con quelli del suo divin figlio Gesù. Li farà crescere nel proprio grembo, li nasconderà nel suo amore, li coprirà con la sua luce, mediante le sue stesse mani li alimenterà col cibo della volontà divina. Ma ha chiesto una signora quando sta qualche una volta qui, voleva la Maria Santissima, voleva questo vino qua. Ce l'ha un altro, ok? Quando, non ce l'ho nemmeno io. Quanto lavoro non le procureranno queste anime? E qual contento non proverà ella nel trasformarle in coppie fedeli in sé, mediante le più tenere cure e le più assidue premure materne. Esse saranno le sue beniamine, le sue segretarie, le potenti calamite da cui il suo sguardo non si potrà mai scostare. Già mai. E con le quali avrà tutto in comune, amore e vita, gioie e dolori. Vivendo del mio volere, esse formeranno la sua più dolce compagnia, parteciperanno della sua fecondità materna e godranno dell'eredità di ogni suo atto. Formeranno la compagnia, partecipano della fecondità materna, dell'eredità di ogni suo atto, dell'eredità dei suoi atti. Come si sentirà felice e largamente ricompensata questa dolce madre quando vedrà che vi è chi la comprende, chi le rassomiglia, chi la vezzeggia, chi vive come lei della volontà di Dio. Perché solo nella divina volontà l'uomo trova a sua disposizione tutto ciò che fece Gesù nella sua santissima umanità, nella sua passione. E solo chi vive nel fiat divino può ricevere in pienezza tutti i beni che vengono dalla maternità della regina del cielo. Ascoltiamo Gesù nel volume 36, il 20 aprile del 38. Non solo il mio sizio, ma tutto ciò che feci e dissi nella mia volontà sta sempre in atto di dire alla mia mamma dolente: madre, ecco i figli tuoi.
e la metto al loro fianco per aiuto, per guida, per farla amare da figli. Ed essa in ogni istante si sente mettere dal figlio suo al fianco dei suoi figli. Ed oh, come li ama da mamma, e da loro la sua maternità per farmi amare come lei mi ama. E non solo, ma col dare la sua maternità mette il perfetto amore tra le creature affinché si amino tra loro con amore materno, che è amore di sacrificio, di disinteresse e costante. Ma chi riceve tutto questo bene? Chi riceve tutto questo bene? Chi vive nel nostro Fiat, dice Gesù, sente la maternità della Regina. Lei, si può dire, mette in bocca ai suoi figli il suo cuore materno affinché succhino e ricevano la maternità del suo amore, le sue dolcezze e tutte le sue doti, di cui ha arricchito il suo materno cuore. Un po' collegato con quel succare il sangue di Adriano. Cioè tutto in pratica la sua stessa vita, la sua stessa... Che hai detto, scusa? Figlia mia, chi vuol trovarmi, chi vuole ricevere tutti i nostri beni e la stessa madre mia, deve entrare nella nostra volontà e deve rimanervi dentro. Noi entriamo anche in questo istante continuamente nella tua volontà, Signore, dobbiamo vivere ogni nostro atto nella tua volontà divina, prendere come vita di ogni nostro atto interno, esterno, volontario, volontario, la tua volontà divina. Quindi avremo come vita nostra anche gli stessi atti di Maria Santissima. La Vergine Maria vuole dotare gli uomini del suo amore di madre e farli erede del suo stesso figlio. Il 28 dicembre del 36, volume 34, Luisa scrive: come, tra l'altro, come Adamo peccando aveva tramandato ai suoi discendenti la triste eredità di tutti i mali, delle passioni e delle debolezze, così anche la celeste regina, mediante la propria vita vissuta nella divina volontà, può conferire ai propri figli il diritto di ereditare tutti quanti i suoi innumeri beni. O la sublime eredità che la sovrana signora vuol far conoscere e donare alle umane creature. Ella, che vive nelle anime loro, vuole renderle partecipi della propria maternità divina. Vuole che esse generino in se stesse Gesù, gli facciano da mamma, lo difendano da qualsiasi offesa e lo amino di quel medesimo amore con cui essa stessa lo ama. Dal Vangelo, chi è mia madre, chi sono i miei fratelli, chiunque fa la volontà del Padre mio, che nei cieli, questo è mio fratello, sorella, madre, eccetera. Marina, c'è qualcosa da commentare, da aggiungere? No, mi piace, bella questa confessione, questa proclamazione, nel vedere, diciamo, la luce in quella frase del Vangelo, no? Come dire, lui stava predicando, a un certo punto la madre stava fuori e loro pensavano quasi che Gesù non volesse stare a sentire sua madre, oppure che lei dovesse avere, dice: ma signore Gesù, tua madre sta fuori. E dice: no, ma chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? Sembra quasi che umanamente, a volte, no? Si sembra quasi uno sgarbo alla madre, invece altro che sgarbo, Gesù dà a sua madre un onore e una gloria e un titolo divino, non umano, perché in un altro caso, per esempio, quando quella donna gli grida: benedetto il grembo che ti ha portato, e lui dice: ma non benedetto il grembo, benedetto ancora di più chi fa la volontà del Padre mio. Quindi l'amore che si dà a Maria Santissima di aver prestato il suo grembo, quello è un decreto divino. Il suo merito più grande non è quello di essere stata scelta, essere stata concepita immacolata, aver costituito la maternità naturale di Gesù, ma quello di aver fatto la divina volontà in ogni atto. E in questa divina volontà
si è madre, si è padre, si è fratello e si è sorella Gesù. Quante volte Luisa, facendo gli atti nella divina volontà, Gesù la chiama, la mamma mia, vuoi che ti chiami madre? Resta sempre nella divina volontà. Quindi chi sta nella divina volontà è fratello, sorella, madre, padre a Gesù, perché si crea il legame della famiglia divina, si partecipa a tutti gli effetti della famiglia divina, che è la Santissima Trinità, e c'è la comunione completa. E quindi questa è la lode più grande che Gesù ha fatto alla madre. E chi è mia madre? Chi fa la volontà di Dio è mia madre, mio padre, mio fratello. Quindi ci vuol dire che non soltanto sua madre, ma anche noi possiamo raggiungere quel legame di unità, di fusione strettissima, vivendo nella stessa volontà in cui ha vissuto la madre sua. E quindi ecco, ogni parola del Vangelo trova il suo compimento, la sua gloria, alla luce delle verità della divina volontà. Senza di queste verità il Vangelo è, nella sua interpretazione, a livello del nostro livello di comprensione, è zoppo nella Chiesa. Quando queste verità saranno conosciute e vissute da noi e da tutti i nostri fratelli, allora il Vangelo troverà il suo vero compimento. Quindi si compirà con il testamento finale, come dice Gesù, definisce questi scritti, questi sono l'ultimo testamento d'amore che Dio fa alla creatura. Quindi l'Antico Testamento, il Nuovo Testamento è l'ultimo testamento. Questo non vuol dire che gli scritti di Luisa sono considerati non ci sei? Ecco qua. No, questo non vuol dire che gli scritti di Luisa sono considerati l'ultimo testamento. No, l'ultimo testamento d'amore, Gesù lo definisce, del creatore alla creatura. E quindi, pur non essendo rivelazione pubblica, c'è l'Antico Testamento, il Nuovo Testamento e l'ultimo testamento d'amore che mette a compimento tutto, cioè è il compimento della rivelazione, il compimento dell'ultimo libro dell'Apocalisse. Quindi tutta la rivelazione pubblica si viene compiuta attraverso quest'ultimo testamento, che è già contenuto in modo criptico, in modo quasi codificato, in modo incubato nell'Antico e nel Nuovo Testamento, ma tramite questi scritti viene dispiegato, viene aperto come un codice, viene decodificato e imboccato come un cibo semplicissimo a noi figli, senza tutte quelle storture, quegli ingigantimenti della teologia, dei vari ragionamenti, dell'interpretazione delle scritture. Arriva Nostra Madre Santissima e ai suoi piccoli bambini scopre, apre i sigilli e fa conoscere tutto i misteri del regno. Beati ti ringrazio Padre perché ai piccoli hai fatto conoscere le verità del mio regno. E questi sono questi scritti, niente di meno. Sì. Beh, ricordate che non era tutto in giorno, che non sono era. Certo, a me colpisce tanto come nel catechismo, nella redenzione, anche nella Santa Messa si fa diciamo sempre questa riferimento alla parola mistero, il mistero dell'incarnazione, il mistero pasquale. Negli scritti di Luisa la parola mistero non esiste, è vero, è stato compiuto. Per questo pure il rosario, no? Non altro che misteri. Nel primo atto glorioso, il dispiegamento del mistero, che si rende atto compiuto. E quindi tutto ciò che è mistero diventa chiaro come la luce del sole, senza bisogno di andare all'angelico, alla gregoriana, il dottorato, eccetera, eccetera. Ma restando piccoli bambini, restando piccoli bambini con le nostre bocche attaccate alla bocca di Gesù, come dei piccoli agnellini.
decodificata, far conoscere. Certo, decodificata, dice, soltanto nella mia divina volontà la creatura può vedere il vero rapporto tra il creatore e i creati, il rapporto tra il redentore e i redenti, il rapporto tra il santificatore e i santificandi. Questo ci dispiega, cioè la luce della verità, che dispiega tutti i rapporti tra il creatore e la creatura, che sono rapporti di vita, non di legge né di disposizione, e quindi vengono dispiegati nella divina volontà. La regina madre del Verbo, madre delle creature, messaggera tra i popoli. Volume 30, 13 marzo del 32, la Vergine, annunciatrice, messaggera, conduttrice del regno della divina volontà. Pensavo tra me, scrive Luisa, Gesù mi ha inceppata e legata con catene che non c'è pericolo che si possano spezzare. Sono in realtà la povera prigioniera. Oh, come vorrei la mia mamma celeste in mia compagnia, affinché sotto la sua guida potessi vivere come bisogna vivere nella divina volontà. Ma mentre ciò pensavo, il mio dolce Gesù ha ripetuta la sua breve visitina e tutto tenerezza mi ha detto: nel vederti chiamare la nostra mamma celeste come tua guida, il tuo prigioniero Gesù ha esultato di gioia nell'avere la sua dolce compagnia nel nostro lavoro. Ho esultato di gioia. Tu devi sapere che fu lei la vera e celeste prigioniera della mia divina volontà. Quindi conosce tutti i segreti, le vie, possiede le chiavi del suo regno. Anzi, ogni atto che faceva la regina prigioniera preparava nel suo atto il posto per ricevere gli atti della creatura, fatti nella divina volontà, gli atti nostri fatti nella divina volontà. Ogni atto che faceva Maria Santissima preparava nel suo atto il posto per ricevere gli atti che noi facciamo nella divina volontà. Ed oh, come la sovrana celeste sta in aspettativa e sull'attenti per vedere se la creatura opera nel mio fiat, per prendere con le sue mani materne questi atti e chiuderli negli atti suoi come pegni, come antidoti che si vuole il regno della divina volontà sulla terra. Sicché questo regno fu già formato da me e dalla celeste signora. Già esiste, solo che si deve dare alle creature. Per darlo è necessario conoscerlo. E siccome la celeste signora è la creatura più santa, più grande, e che non conobbe altro regno che il solo regno della mia divina volontà, occupa il primo posto in essa. Per diritto la celeste regina sarà l'annunciatrice, la messaggera, la conduttrice di un regno sì santo. Perciò pregala, invocala, ed essa ti farà da guida, da maestra, e con amore tutto materno riceverà tutti gli atti tuoi per chiuderli nei suoi e dirgli: gli atti della mia figlia sono come gli atti della sua mamma, quindi possono stare coi miei per raddoppiare il diritto alle creature di ricevere il regno della divina volontà. Siccome questo suo regno Dio lo deve dare e la creatura lo deve ricevere, ci vogliono gli atti d'ambo le parti per ottenere l'intento. Quindi, colei che tiene più ascendenze, più potere, più impero sul cuore divino, è la sovrana del cielo. I suoi atti staranno a capo col seguito degli altri atti delle creature cambiati in divini, in virtù della mia volontà. Saranno capo per dare il diritto ad esse per ricevere questo regno. E Dio, nel vedere questi atti, si sentirà mosso a darlo per quell'amore che ebbe nella creazione, che il tutto operò, tutto creò per fare che la sua volontà si facesse come in cielo così in terra, e che ogni creatura fosse un regno della sua volontà, che avesse il suo totale dominio.
perciò sempre avanti nell'operare e vivere nel Fiat Supremo. Quindi è tutto predisposto a noi. Vivere tutti gli altri nella divina volontà. Bisogna solo vivere perché abbia un totale dominio. No, allora, cioè il regno della divina volontà. L'orizzonte che dobbiamo avere è la nostra vita, cioè il regno della vita. A noi il Signore ci ha messo in questo spazio nel tempo e nella nostra vita si compie, si deve compiere la totalità del regno. Non c'è niente che dovremmo vedere di fuori, di diverso, eccetera. Le forze del male continueranno a combattere e Gesù lo dice chiaramente, saranno pochi. Quindi non è che il regno della divina volontà vuol dire che i campanellini usciranno dagli alberi e tutti quanti saranno... No, il mondo al di fuori, certo ci saranno dei cambiamenti come in ogni era e tutto quanto, ma la pienezza totale del regno della divina volontà si deve vivere nel mio tempo, nella mia vita. Nella mia età. E quindi l'unica cosa importante è impiegare la mia eternità, o voglio dire eternalizzare ogni atto del mio tempo per renderlo regno eterno della divina volontà. Dice Gesù nel volume 16, bisogna sempre nella sfera della divina volontà guardare dentro, dobbiamo guardarci dentro, perché guardare dentro la divina volontà vuol dire trovare i sei atti, immedesimarsi in essi, ripetere gli atti. Se guardiamo fuori, cominciamo a parlare intorno al regno, circa il regno, speculare sul regno, ma non saranno atti dentro il regno. Quindi nella divina volontà noi possiamo soltanto guardare dentro, perché se guardiamo fuori, come dice Gesù, se ci mettiamo sul balcone, un giorno o l'altro, siccome siamo più abituati alle nostre miserie che alle ricchezze che stanno dentro il palazzo, un giorno o l'altro, se ci affacciamo sempre alla finestra, usciremo per non rientrare più. E quindi la sfera eterna del regno della divina volontà, noi ci dobbiamo stare dentro e guardare sempre nel centro di essa, mai guardare fuori. E quindi il regno della divina volontà si compie pienamente, per così come si è compiuto in Luisa, così come si è compiuto Gesù, così come si è compiuto in Maria Santissima. Che facevano loro? Dice, ma guarda, non hanno neanche inventato il motore a scoppio, che regno della divina volontà vogliamo avere? Cioè loro non hanno aspettato niente, l'hanno completamente vissuto senza il motore a scoppio, senza l'energia nucleare, senza le cose esterne, senza Garabandal e senza Medjugorje. Voglio dire, Maria Santissima ha compiuto pienamente il regno nella divina volontà in lei, nel tempio, a Nazareth, in Egitto e dovunque essa si trovava nel tempo. Quindi noi ci dobbiamo convincere che il tempo per noi si rende eternità nel momento in cui noi viviamo nella divina volontà. Quindi non c'è nessun evento che si deve compiere, nessuna condizione che deve essere soddisfatta affinché noi possiamo vedere o vivere il regno della divina volontà. Il regno della divina volontà è adesso: o vivo dentro e ci guardo dentro, oppure aspetto e guardo fuori, però non lo vivo. Quindi noi già sappiamo, però ce la dobbiamo ripetere tra di noi e ci dobbiamo convincere che il regno della divina volontà è adesso, le cose strabilianti si stanno verificando adesso. E se aspettiamo che si verificano degli eventi, potremmo magari restare delusi. Anche se potessimo vivere 3.000 anni, vedremmo come magari ci saranno altre 4-5 guerre mondiali. Altre cose così, però abbiamo perso il regno della divina volontà perché guardavamo fuori e non dentro.
E quindi rendiamoci conto che la nostra vita è finita e che ogni nostro atto viene eternalizzato nella divina volontà. Quindi in essa prendiamo tutto, fuori di essa rimaniamo con un nanosecondo in mano che è già finito e lo perdiamo. Quindi se vogliamo stare nell'eternità, se vogliamo stare con Dio e fare tutto quello che fa e aggrappare tutto il tempo e tutta l'eternità, dobbiamo solo guardare dentro e rimanerci dentro, senza neanche pensare a quando Luisa verrà beatificata. Oh, lasciamole qua. Allora, questo mi serviva a me perché Gesù stesso ha detto il regno di Dio è dentro di voi. Ma il regno, qual è il regno più, il regno più, la prova, il miracolo lampante, che ci stanno 4, 5, 6, 7, 8 anime di varia estrazione, di varia cultura, e ce ne sta una e due con la mamma nell'etere, in un sottoscala, che si sentono gli uccellini da fuori, voglio dire, altro che miracolo. Poi magari lo vedremo in un futuro, ma il miracolo si sta compiendo adesso ed ora. Se noi vedessimo, se noi sentissimo e capissimo quello che vede e capisce Gesù, che sta alle vostre spalle e sta qui in silenzio, e noi stiamo qui a parlare e lui sta lì in silenzio, che guarda e capisce e vede tutto e vuole operare in noi, se capissimo questo miracolo, ma come dire, povera casa di Carla, schizzi di cervello dappertutto, scoppieremmo, no? Allora, il miracolo si verifica adesso, e tant'è vero che c'è un Dio vivo e vero in corpo, sangue, anima e divinità che sta guidando con figli di luce tutti i nostri atti e tutti i nostri pensieri. Meno male che non lo capiamo a fondo, altrimenti scoppieremo e poi i muri li devono imbiancare di nuovo, perché tutti gli schizzi del cervello di Vilma vanno lì e li sporcano. E poi che schifo, tutto il sangue, basta. Invece no. Grazie, serviva pure a me. 48 Carla. No. L'amore della sovrana regina è diffuso in tutto il creato, perché il Fiat nel suo slancio infinito lo diffondeva ovunque. Scrive Luisa nel volume 24, il 22 aprile del 28. Pregavo la sovrana regina che venisse in mio aiuto e mi prestasse il suo amore per poter amare col suo amore di madre il mio dolce Gesù. E Gesù ha soggiunto: figlia mia, l'amore della sovrana celeste è diffuso in tutto il creato, perché quel Fiat che solo col pronunziarsi aveva slanciato in tutto l'universo tanta varietà delle nostre opere e datele la vita, abitava in lei. Ed essa, il suo amore e tutti gli atti suoi li emetteva nel Fiat divino, il quale, non sapendo fare cose piccole, ma grandi e senza limiti, nel suo slancio infinito diffondeva l'amore a tutti gli atti della mamma celeste, nel cielo, nelle stelle, nel sole, nel vento, nel mare, ovunque ed in ogni cosa. Il suo amore è diffuso ovunque, i suoi atti li trovi dappertutto, perché il mio Fiat ovunque li diffondeva ed animava tutto con l'amore e atti di lei. Né io sarei stato contento, né mi sentirei amato ed onorato, se non trovassi in tutte le cose, fin sotto la terra, l'amore e la gloria che mi dava la mamma mia. Sarebbe stato un amore spezzato ed una gloria divisa, se non la trovassi in tutta la creazione. Molto più che in tutte le cose, l'avevo amata. Era giusto che in tutto trovassi il suo amore diffuso e sempre in atto d'amarmi e di glorificarmi. Ne avrebbe potuto farmi breccia un amore spezzato, che non mi corresse ovunque appresso, e quindi non avrebbe potuto tirarmi dal cielo in terra nella stretta prigione del suo seno materno. Le sue catene d'amore furono tante, per quante cose creai, in modo che io scesi dal cielo come un re, tutto inanellato ed accerchiato dalle catene d'amore della regina del cielo.
e se il suo amore giunse a tanto, lo deve al mio Fiat divino, che regnando in lei da sovrano, rapiva il suo amore nel mio volere e lo allargava ovunque, e gli atti di lei ricevevano tutte le tinte degli atti divini. Perciò, se vuoi l'amore della mamma regina, fa che il mio Fiat ti domini, diffondi il tuo amore e tutta te stessa in esso, affinché il mio Fiat, rapendo il tuo piccolo amore e tutto ciò che tu fai, lo allarghi e portandolo ovunque dove esso si trova, che è dappertutto, trovi unito all'amore della mamma mia il tuo amore. E tu mi darai il contento che la piccola figlia del mio volere non mi dia un amore spezzato e diviso, ma amore in tutte le cose e dappertutto. Nascondiamo i nostri atti negli atti della celeste mamma che supplisce per noi. Mentre continuavo il mio giro in tutto ciò che è stato fatto nel volere supremo, volume 20, 2 novembre, sono giunta a tutto ciò che aveva fatto la mia mamma celeste in esso nel volere supremo, e le dicevo: sovrana regina, vengo a nascondere il mio piccolo amore nel mare grande del tuo amore. Lo facciamo insieme? Allora, cominciamo da capo. Sovrana regina, vengo a nascondere il mio piccolo amore nel mare grande del tuo amore. La mia adorazione verso Dio nell'immenso oceano della tua. I miei ringraziamenti li nascondo nel mare dei tuoi. Le mie suppliche, i miei sospiri, le mie lacrime e pene, le nascondo nel mare delle tue, affinché il mio e il tuo mare d'amore sia uno solo, la mia adorazione e la tua sia una sola. I miei ringraziamenti prendono la larghezza dei tuoi stessi confini. Le mie suppliche, lacrime e pene diventino un sol mare col tuo, affinché anch'io abbia il mio mare d'amore, di adorazione, eccetera, affinché come la tua sovrana altezza impetrò con questo il sospirato redentore, così anch'io mi presento con tutti questi mari innanzi alla maestà divina per chiederle, per pregarlo, per scongiurarlo il regno del Fiat Supremo. Mamma regina mia, devo servirmi della stessa tua via, dei stessi mari tuoi d'amore e di grazie, per vincerlo e far ricevere il suo regno sulla terra, come lo vincesti tu a far scendere il Verbo Eterno. Non vuoi tu aiutare la tua piccola figlia a darmi i mari tuoi per farmi ottenere che presto venga il regno del Fiat Supremo sulla terra? Ora, mentre ciò facevo, dicevo, pensavo tra me. La mia mamma celeste non si occupò, né ebbe tanto interesse del regno del Fiat Supremo, che subito venisse a regnare sulla terra. Ebbe interesse del sospirato redentore che lo ottenne. E del Fiat Divino, che era più necessario e che doveva mettere il perfetto ordine tra creatore e creatura, non si occupò. Mentre aspettava lei, come regina e madre, di rappacificare la volontà umana e la divina affinché regnasse col suo pieno trionfo. In questo momento il mio sempre amabile Gesù mi ha detto tutto bontà: figlia mia, la missione della mia inseparabile mamma era per il sospirato redentore e la compì perfettamente. Ma tu devi sapere che tutto ciò che feci, tanto io quanto essa, la sostanza, la fonte, la causa primaria era il regno della mia volontà. Ma siccome per venire questo era necessaria la redenzione,
mentre nei nostri atti al di dentro c'era il regno del fiato, ecco quel regno dal di dentro, era già predisposto in tutti gli atti loro di Maria del Redentore, c'era il regno del fiato. Perciò anche questa è l'importanza degli atti, è un regno interiore. Al di fuori, all'esterno dei nostri atti, eravamo tutti intenti ad occupati per il regno della redenzione. Il compito suo era il regno della redenzione. Per il suo vivere nel Fiat Divino, la gloria della Vergine è insuperabile. In virtù di esso accentrò in sé tutte le creature. Per il suo vivere nel Fiat Divino, la gloria della Vergine è insuperabile. In virtù di esso accentrò in sé tutte le creature, concependole nel suo materno cuore e dirocando al suo figlio Gesù in ciascuna creatura nel suo cuore concepito. Il 15 agosto del 26, volume 24, Luisa scrive: stavo pensando ed accompagnando la sovrana regina quando fu assunta in cielo, e il mio dolce Gesù, muovendosi nel mio interno, come inneggiando la sua mamma celeste, mi ha detto: figlia mia, la gloria della mamma del cielo è insuperabile. Nessun altro delle regioni celesti possiede mari di grazie, di luce, mari di bellezza e di santità, mari di potenza, di scienza e d'amore. E molto più questi mari li possiede nel mare interminabile del suo creatore. Gli altri abitatori della patria celeste, la beata, al più posseggono chi piccoli rivoli, chi le goccioline, chi le fontanine. Solo lei è l'unica, perché fu la sola che fece vita nel Fiat Divino. Mai ebbe luogo in lei l'umano volere. La sua vita fu tutta la volontà divina, ed in virtù di essa accentrò in sé tutte le creature concependole nel suo materno cuore, e dilocando tante volte il suo figlio Gesù per darlo a ciascuna creatura che aveva concepito nel suo vergine cuore. Perciò, quindi non ha aspettato la croce per essere affidati noi come suoi figli, lei lo sapeva già. Lei sì, evidentemente. Lei sapeva già tutto. Perciò la sua maternità è estesa a tutti. Tutti possono darsi il vanto di dire: la madre di Gesù è la madre mia. E questa madre sì dolce, amabile, amante, ci dà a ciascuno il suo figlio diletto come peglio del suo amore materno. Solo la mia volontà poteva darle questa virtù di concepire tutte le creature come figli suoi e di moltiplicare tante volte il suo figlio Gesù per quanti figli teneva. E che dobbiamo essere tanti altri Gesù. Ecco perché poi anche il Padre ci riconoscerà se saremo altri Gesù. Ora, Gesù continua, in cielo l'altezza della madre sovrana, possedendo i suoi mari, non fa altro che innalzare onde altissime di luce, di santità, d'amore, e le scarica sul trono dell'ente supremo, il quale, per non farsi vincere dall'amore di lei, da sotto i mari della Vergine Regina, perché tiene il suo più esteso, più profondo, forma le onde sue più alte e le versa su di lei. E lei prepara le altre, e Dio le altre, in modo che tutto l'empire resta allegrato da queste onde di luce, di bellezze, d'amore e simili, tanto che tutti prendono parte e godono. E vedendo che loro, cioè i beati, non possono formare queste onde, perché non posseggono mari, comprendono che la loro madre e regina, se tutto possiede, è perché formò la sua vita e santità nella volontà divina. Sicché i santi nella Vergine conoscono che significa santità del volere divino della creatura, e perciò sospirano altre creature che portino questi mari nella patria celeste per veder formare altre onde incantevoli e di loro godimento maggiore.
Detto anche perché chiedono che sulla terra a Dio che faccia fare atti nella divina volontà sulla terra, le creature che sono sulla terra, no? Perché è una beatitudine in più. Che hanno tutti i santi. Godono di più, queste, un atto di volontà divina è un atto di Dio, quindi è una nuova beatitudine per loro. La ricevono i santi che stanno in cielo. La terra non la conosce ancora la santità nella mia volontà, e perciò amo tanto di farla conoscere. Ma il cielo è ben nota, perché c'è la regina sovrana che solo a vederla si fa rivelatrice della santità del mio Fiat, sicché lei, in virtù di esso, fu portento in terra di grazie per sé e per tutta l'umana famiglia, ed è portento di gloria nella patria celeste, né nessun'altra creatura si può dire simile a lei. Non so se con questo concludiamo, ma volevo soltanto dire che questo passo è quasi gemello con un altro passo di cui adesso non mi ricordo il volume. Questo è il passo dove Gesù spiega la gloria di Maria Santissima in cielo, e poi c'è un altro passo dove si parla della gloria di Adamo in cielo, e quindi nella gloria di Adamo in cielo tutti gli angeli, i santi capiscono la nobiltà della natura umana, come era stato creato l'uomo, a quale santità doveva essere elevato, e vedono in lui anche una grande santità, perché ci sono tanti gli atti di Adamo innocente, quindi vedono, capiscono che cosa vuol dire santità del vivere nel divin volere. Guardano Maria e vedono fin dove può arrivare, vedono questa santità compiuta, non spezzata, ma compiuta dall'inizio alla fine. E quindi come per dire, gli santi e gli angeli in cielo sono come una partita di tennis, guardano Adamo, guardano Maria, guardano dove Dio voleva arrivare e si sentono estasiati, poi guardano Maria e si sentono ancora più estasiati perché vedono quella santità compiuta. E quindi la gloria di Adamo e di Maria Santissima in cielo sono uno spettacolo così strabiliante che quando lo vedremo ci diamo quell'appuntamento quel giorno e festeggeremo insieme.